Buonasera amici di Feedback Bianconero, benvenuti a questa nuova puntata, puntata numero 167 e come vedete è tornato per l'occasione pieno di novità il nostro Francesco Signore, però non le diamo subito Francesco, innanzitutto benvenuto Francesco. Grazie Domenico, un saluto a tutti ragazzi, è sempre un piacere. Allora, creeremo un po' di hype perché Francesco, dopo questi ultimi risultati della Juventus, che sicuramente non sono positivi, è tornato un po' di sconforto tra noi tifosi, però ci hanno chiesto, ragazzi, dateci una speranza, dateci qualche buona notizia per il futuro, per tornare un po' a sperare in qualcosa di positivo. Noi vorremmo darvi solo gioie, giusto Francesco, ai nostri amici, però... diciamo, speriamo di dare buone notizie, ma soprattutto, insomma, cercheremo di essere, come sempre, rispettosi, quindi di dare solo le informazioni di cui realmente siamo in possesso e soprattutto che ci arrivano da fonti che riteniamo affidabili con un buon grado, perché poi sapete tutti, il mercato è labile, le cose cambiano dalla mattina alla sera davvero, però noi facciamo una cernita delle varie informazioni, cerchiamo di tra virgolette, riportare solo quelle che derivano da persone che in passato non ci hanno deluso, ma anzi a volte ci hanno dato addirittura delle anticipazioni su tutte Vlahovic, che possiamo dirlo, Francesco, fu una tua esclusiva, fu un'esclusiva di Feedback Bianconero, quando noi abbiamo rappresentato l'ipotesi Vlahovic, lo diciamo sinceramente, non ci credevamo neanche noi, ma la fonte era troppo attendibile per non riportare la notizia, ci siamo presi di tutto quando l'abbiamo detto, però poi Vlahovic è approdato alla Juventus. E abbiamo dato un'esclusiva perché i giornali non ne parlavano proprio. Ti do la parola innanzitutto per chiederti il tuo stato d'animo, come stai dopo questi ultimi partiti della Juventus e contemporaneamente nel dare il benvenuto a Mariella Inzerra, Esposito Giuseppe e tutti coloro che ci stanno pian piano raggiungendo, mando i messaggi. Vai Francesco. Ma noi siamo tornati alla realtà perché fondamentalmente eravamo un bluff già dichiarato da mesi, quindi non c'è nulla di nuovo. Tu sai che alla puntata di questa sera non potevo mancare, non potevo mancare perché questa secondo me può essere una puntata storica di feedback, perché rappresenteremo la situazione presente e futura della Juventus. Diremo delle cose, dirò delle cose che mi sono state dette dalla fonte che reputo attendibile, perché è l'unica fonte che reputo attendibile. È la stessa fonte, come hai detto tu, che ci ha parlato di Vlahovic, prima di tutti, lo diciamo senza alcuna presunzione perché Quello è parla di vero, tutti. dato di fatto, almeno quello. Vi parlo della fonte che ci diede la notizia di Pogba e ci diede la situazione economica e quindi l'ingaggio addirittura di Pogba, mi ricordo già a febbraio. Sì. Ed è la stessa persona che mi ha parlato di Tudor chiuso per qualche giorno al Principi di Piemonte quest'anno a giugno a Torino, in attesa della chiamata che non è arrivata. Tudor poi torna a Zagabria arrabbiato perché gli era stata promessa la panchina della Juventus. Questa chiamata non è arrivata, non perché Tudor non fosse valido, ma perché la proprietà decise di non sedersi a tavolino e discutere della Intanto situazione Francesco, che... scusami se ti interrompo, ci dice Mariella, si sente ovattato, però chiedo comunque si capisce, io sento bene, forse c'è qualche problema, però vi chiedo se comunque complessivamente l'audio è discreto tale da, insomma, che voi sentiate quello che dice Francesco. Datemi un feedback su questo, vai Francesco intanto. Intanto saluto tutti, non vi nomino perché siete in tanti, però consideratevi tutti salutati e abbracciati, ok? Diciamo così, vai Francesco. Ah, Salvatore ci dice che si sente forte e chiaro, questo Ah, mi ok. fa piacere. Fateci sentire, fateci sapere. Quindi, stavo dicendo, mi sono state dette delle cose nella giornata di giovedì, due cose nella giornata di giovedì e una mi è stata detta ieri sera, quindi è bella fresca fresca. Lo diremo più avanti. Detto questo, cercheremo anche di parlare del momento della Juventus, cercheremo di analizzare un po' la partita con il Verona per quanto possibile, però si sa che l'argomento principale è quello riguardante la situazione della Juventus. Quindi questa è la puntata di feedback questa sera. Francesco, allora, pian piano facciamo, ecco, arrivare anche altri amici, quindi prima di entrare anche in quello che è il tema che tutti
a tutti interessa, no? Quello del futuro della Juventus, diciamolo tranquillamente, il tema che riguarda la panchina della Juventus, intanto ci dicono, si sente tranquillamente, ok, andiamo un attimo, facciamo un passo indietro, il titolo di questa puntata è Ritorno alla triste realtà, perché è una realtà triste, e io ero indeciso, ti dico la verità, se scrivere, intanto saluto anche Bernadetta Albanese che ci ha raggiunti e che era lì in quel di Verona, quindi ci può dare anche una sua impressione di come ha visto la Juventus lì dal vivo. Ma Francesco, noi non siamo neanche sorpresi. Io volevo anche scrivere sorpresi, non tanti, in realtà no, perché spesso abbiamo evidenziato come si stesse un po' vivacchiando. Alcuni risultati erano sì frutto del merito, ma anche di una serie di circostanze che si stavano tutte sposando nel modo giusto, eccetera, e quindi avevamo prodotto molti punti, però forse dal punto di vista della costruzione, no? Dello scheletro, dell'ossatura, c'erano delle criticità che adesso nel momento di difficoltà, che possiamo individuarlo, Francesco, in Inter-Juve, perché la vera mazzata l'abbiamo avuta a Milano, anche per come è arrivata la sconfitta. E tu adesso un crollo c'è stato, lo possiamo dire, un crollo psicologico, lo ha detto anche Sandro, c'è stato un calo di concentrazione, eccetera. Vado subito secco, temi il tracollo? Io penso che il tracollo è già cominciato. Il discorso è che il nostro campionato si è fermato nella partita con l'Empoli, perché poi tu sei andato a Milano con quasi l'obbligo di fare il risultato. Quando vincendo in casa con l'Empoli ci potevamo andare con un'altra mentalità. Il discorso è questo, che era anche abbastanza prevedibile. Perché? Perché questa squadra, il 85, forse 90% dei risultati li ha raggiunti avendo delle lacune tecniche, per carità, sia di gestione sia tecniche dei calciatori, li ha raggiunti sulle ali dell'entusiasmo. Ci sono stati calciatori che hanno overperformato non perché sono andate oltre le proprie caratteristiche, ma perché avevano l'unico obiettivo di raggiungere il sogno scudetto a fine campionato. Quando questo sogno scudetto si è definitivamente infranto, automaticamente è venuto giù tutto. Siamo usciti fuori per quello che siamo. L'allenatore viene valutato in questo momento e sta ottenendo i risultati che merita di ottenere, perché la gestione lascia veramente molto a desiderare. Nel momento in cui manca la squadra o hai una squadra demotivata, è lì che subentra l'esperienza e la bravura di un allenatore a dare nuovi obiettivi, a dare carica, a dare voglia e a gestire meglio l'ambiente. Tutti dicono che Allegri è un grande gestore. Ma non mi sembra sia un grande gestore di spogliatoi in questo momento, perché poi alla fine, interrotto il sogno scudetto, questa squadra crolla e vuol dire che c'è qualche problema. La squadra sta raccogliendo quello che merita, né più né meno. Caduto l'entusiasmo, siamo venuti fuori, e cioè che siamo poca cosa rispetto anche a chi ci sta intorno. Saluto tutti, ragazzi. Ci dice Giuseppe, si poteva perdere anche con l'Inter, ma bisognava vincere tutte le partite. Saluto Rosa, saluto Davide, saluto Salvatore, tutti ragazzi. La Juve si è fermata ad Empoli, una semicitazione, diciamo così, di Salvatore cambiando qualche lettera. Davide non le manda a dire come sempre. Saluto anche Gigi La Peruta, vediamo cosa ci dice, perché sono tanti messaggi. Gestore di grandi campioni, ecco, ma io anche su questo, ragazzi, ho un po' cambiato idea. Sapete perché? Perché Francesco, non so se su questo anche tu hai un po' rivisto il tuo pensiero, perché poi in passato qualche scontro con grandi campioni c'è stato. Diciamo che è più semplice, ma poi lo ha detto lo stesso Allegri, si è quasi dato la zappa sui piedi. Quando ha detto vincevo perché era normale, poi si è corretto, è sempre straordinario, ma avevo la squadra più forte. Allora ci stai dicendo che vince sempre la squadra più forte, non la più brava, allora vince sempre la squadra che ha i giocatori migliori. Ma io non credo, e sai perché? Usciamo dalla Juventus, parliamo dell'Inter. L'Inter, secondo me, con Simone Inzaghi in campionato, nelle annate precedenti, ha fatto meno punti di quelli che poteva fare. È andata anche al di sotto, poteva fare più punti l'anno scorso, poteva quantomeno insidiare il Napoli, no? Questo l'abbiamo sempre detto. Quest'anno sta andando molto meglio, quindi ci ha dimostrato come in effetti. Voglio dire, la rosa è cambiata, ma sono state sia delle entrate, ma anche delle uscite. E quindi, in effetti, ci può essere una crescita anche degli stessi giocatori. Non è che ti arriva il campione preconfezionato, quello è, lo metti in campo e arrivederci. No, come ha detto, citando anche Del Piero a Sky, ha detto: se arrivi alla Juventus in 3, 4 anni, 2 anni non migliori, c'è un problema, perché quando arrivi in queste grandi squadre,
deve migliorare. Allora io ti chiedo, Francesco, ma chi è davvero migliorato alla Juventus in questi anni? E sottolineo, lo possiamo dire perché almeno su questi, ora a torto o a ragione, riconoscetemi, parlo per me, la coerenza, ma anche Francesco e altri, io ho sempre detto, anche quando si facevano i punti, secondo me il triennio è insufficiente, è comunque insufficiente quanto prodotto. Di fatto, che crescita c'è stata, Francesco? E poi parliamo anche un attimo nello specifico di Verona-Juve, c'è stata Juventus-Udinese, è stato Verona-Juventus, perché qui c'è una confusione anche dal punto di vista proprio della gestione dei cambi, degli uomini, perché quando si fanno i cambi, sinceramente, nelle ultime 3-4 partite non si è compreso più niente, nel modulo, nella collocazione tattica, giocatori che si pestano i piedi, giocatori che vanno in difficoltà, spesso peggiora la situazione, paradossalmente, un po' su questi aspetti, dai. Intanto mando i messaggi e poi magari leggiamo qualcosa. Allora, parliamo di un allenatore che non allena sufficientemente la squadra. Parliamo di un allenatore pieno zeppo di collaboratori, e questo già vi fa capire che quando ci sono così tanti collaboratori è perché ci sono delle lacune già a monte. Parliamo di un allenatore che non è stato in grado di gestire calciatori promettenti e forti come Chiesa, come Vlahovic. Io penso questo, penso che tanti calciatori che sono arrivati alla Juventus si sono addirittura indeboliti. Vi posso parlare di Kostic, vi posso parlare di lo stesso Danilo che è migliorato tantissimo con Pirlo, ha avuto un momento di crescendo, poi cominciava ad andare in difficoltà. Locatelli è un calciatore assolutamente irriconoscibile, schierato perennemente fuori ruolo. Io penso che Allegri abbia delle problematiche nella gestione dello spogliatoio, nella gestione anche della stampa, perché poi alla fine. Su questo, Francesco, ti leghi al messaggio di Bernadette, lo puoi anche leggere, sulla Sì, comunicazione. perché la comunicazione, anche perché lui spesso battibecca con giornalisti, spesso non risponde alle domande, non è uno che risponde in modo diretto, non dice sì, no. Il problema principale della comunicazione di Allegri è la mancata umiltà. Allegri è un allenatore poco umile, perché a differenza di De Rossi, che è alle prime armi, alle differenze di Pioli, che è da tanti anni che fa questo lavoro, ci fosse stata una volta in cui si presenta in conferenza stampa e dice: ragazzi, ho sbagliato io, ho sbagliato la formazione, ho sbagliato questo cambio, ho sbagliato a motivare la squadra. Mi assumo le responsabilità di quello che si è visto. No, è un allenatore che dà perennemente colpa ai calciatori, una volta è Miretti, una volta è Vlahovic, una volta è Chiesa che deve dare di più. Io sto aspettando quando è che lui darà qualcosa in più. Quindi non è in grado di difendere la squadra, non è in grado, secondo me, di allenare la squadra sufficientemente. Io penso questo, penso che la Juventus in questo momento è in difficoltà e non ci dimentichiamo che la Juventus non fa le coppe. Ha più tempo per preparare la partita della domenica, ha più forze fisiche, ha più forze mentali per arrivare alla domenica, più preparati degli altri. Quindi la scusante che l'Inter è 10 volte più forte non regge, perché magari anche se l'Inter è più forte, noi con un'organizzazione di gioco e correndo di in più ce la possiamo almeno giocare. Noi siamo andati a Milano, ragazzi, abbiamo fatto veramente una brutta figura sotto il punto di vista del coraggio, perché poi tecnicamente c'è poco da dire. È un allenatore che deve essere assolutamente allontanato dalla Juventus, anche perché in giro ci sono profili che sono molto, ma molto meglio di lui. Questo è quello che penso. Sicuramente un pensiero chiaro. Io sto mandando i vostri messaggi che sono bene o male sulla stessa lunghezza d'onda. Ci dice Francesco, forse i tecnici calciatori, Francesco Caputo che saluto, i calciatori non sono così scarsi, ma perché non impiegarli nei ruoli giusti? Anche su questo, tu Francesco hai citato Kostic, è un esempio eclatante, ma lo stesso Chiesa, allora, anche quando schierato da seconda punta, abbiamo visto palesemente Chiesa defilarsi, quindi vuole fare l'esterno offensivo. Yildiz addirittura, non so se l'avete notato, spesso arretrava davvero a centrocampo per cucire il gioco, una squadra in difficoltà. Allora, tu non hai visto come me, per caso, noi ci siamo confrontati durante la partita, anche col Verona, vedevamo Yildiz fare degli strappi o quasi cercare gli strappi che aveva fatto Chiesa 2 anni fa, di 60 metri, perché stiamo troppo bassi, parte, poi deve fare 60 metri, palla al piede, la può perdere, può arrivare poco lucido sotto porta, come arriva stanco Kostic, eccetera.
E questo può essere un problema. Allora ti chiedo, visto che il quarto posto, ora non so se è in discussione anche il quinto, perché poi c'è il discorso del ranking, diciamo la zona Champions, al momento non siamo tranquillissimi, ma neanche disperati, siamo relativamente tranquilli. Perché non switchare, cercare un cambio di modulo per dare stimoli? Abbiamo visto per esempio un ingresso positivo di questo ragazzo Alcaraz, che è entrato bene, ha mostrato secondo me anche una buona padronanza tecnica. Perché non cercare qualcosa di nuovo? E invece no, ci entra Sandro. Poi, bene o male, i cambi li conosciamo. I giocatori, McKennie ormai era stanco anche col Verona, l'abbiamo notato tutti, ha finito da terzino, sempre sulla fascia lì a stancarsi. Perché non provare qualcosa di nuovo? Giocare con queste benedette 3 punte. Poi magari va male, ma almeno dare uno stimolo a una squadra che, come hai detto tu, dopo la partita con l'Inter si è spento quell'entusiasmo. Però ragazzi, anche aver perso con l'Inter non giustifica niente, perché la Juve anche matematicamente poteva anche stare lì, sperare nelle coppe. Avete visto il Milan come abbia perso col Monza, quindi ha perso 3 punti il Milan per fare anche turnover. Voglio dire, potevi sempre sperare di rosicchiare qualche punto. Insomma, non è da Guarda, Juventus io arrendersi così, vai. ti dico questo. Io certe cose ancora oggi non le capisco, perché sembra che faccia tutto il contrario di tutto. Per quanto riguarda Alcaraz, non ne parlo perché su Alcaraz c'è un'altra problematica, di cui andremo a parlare dopo. Però io mi vedo un cambiato mezzala che, per carità, fa la sua ottima In prestazione. questo centrocampo. Cambiato mezzala, McKennie esterno. Allora, Chiesa, lui lo vede come seconda punta, però ogni volta che entra gioca largo a sinistra. Ildiz praticamente fa la mezzala. Ealing Junior fa la mezzala. Kostic, io non mi aspetto che sia Mbappé o sia l'esterno sinistro che ci risolva i problemi, però è stato preso come esterno alto. Se tu me lo fai giocare terzino, dopo quattro scatti che gli fai fare 80 metri, il calciatore arriva poco lucido, perché ha comunque dei limiti. Locatelli gioca davanti alla difesa quando non è un calciatore, quando non è un regista, dopo che l'anno scorso è stato fatto ferro e fuoco per prendere Paredes. Nemmeno Paredes è andato bene. Però Paredes Francesco, ferro e fuoco, diciamolo, è andiamo chiari, a noi risulta che l'allenatore abbia insistito tantissimo per Paredes. Ci ha detto: io con Paredes sistemo il centrocampo, e poi sappiamo cosa è successo con Paredes. Vai, scusa. Ma per dirti che Paredes è andato bene con Mourinho e gli ha aggiustato il centrocampo, con Allegri non è andato bene. Cioè, facciamoci qualche domanda, perché Milik arriva dal Marsiglia e fa la differenza nel suo primo mese, mese e mezzo, dopodiché il calciatore praticamente sparisce. Facciamoci una domanda per quale motivo Chiesa in questo momento è perennemente in panchina? Perché ha Ildiz davanti a sé? No, perché Chiesa in questo momento ha difficoltà a capire l'allenatore. Questa è la realtà. Quindi noi dobbiamo capire che questo allenatore ha una visione di calcio diversa da da molti tifosi, e soprattutto ha una visione di calcio che punta all'equilibrio, che porta i calciatori a non essere allenati, a non migliorare nelle proprie skill, nel proprio ruolo, e allo stesso tempo ha una mentalità che porta i calciatori a peggiorare, perché pensano a non prenderle, pensano a difendere. Quindi è meglio che, invece di un esterno puro, a destra mi metto McKennie, che mi dà equilibrio, perché alla fine è tutto lì. Si pensa solo ed esclusivamente a non prenderle, solo ed esclusivamente all'equilibrio. Questo è Massimiliano Allegri. Allora, si chiama Francesco il ragazzo che ha parlato, Michele, così, Grazie. bravissimo. Allora, bene o male sono tutti d'accordo. Buonasera Carmine, ora facciamo entrare anche Massimo, quando prima i messaggi, saluto Rosa che è d'accordo con te, vediamo cosa ci dice Claudio, sono tanti di quei messaggi che ogni tanto si blocca, insomma, la regia. L'Inter non è più forte, secondo me, ragazzi, io lo dico onestamente, io la considero complessivamente migliore come Rosa, resto coerente con il mio pensiero, quindi non ne faccio un discorso di risultati, che questa cosa sia chiara, anche perché Francesco, io sono stato critico anche dopo le vittorie con la Salernitana, ho criticato insomma i cambi dell'allenatore, quindi ne faccio un altro discorso. L'Inter vince lo scudetto, mi va bene, ma la Juve può arrivare anche lontano, ma dipende il modo, il come, il perché, eccetera. Bisogna contestualizzare tutto. Vado ancora con qualche messaggio. McKennie terzino, sì, McKennie terzino, l'abbiamo visto tutti. Allegri, secondo Michele, sta peggiorando anche Ildiz. Ecco, speriamo di no. Giocare con 3 punte sarebbe anche un incoraggiamento per i giocatori, ci dice Teresa Pollino, che saluto per il... sì, è vero,
potrebbe essere appunto una svolta positiva. Domenico, ma sbaglio nel dire che secondo me Chiesa sta giocando male perché ci sta vedendo? No, secondo me gioca fuori ruolo, non è d'accordo con questa visione, diciamo, del tecnico da 3 anni ed è un giocatore che non è sereno. No, deve recuperare l'infortunio, c'è cioè il problema fisico, eccetera, perché ha dei problemi fisici, ma comunque non è inserito in un contesto a lui adatto. Avevamo pareggiato anche con l'Empoli prima dell'Inter, quindi non è stato questo il problema. Ci dice Vincenzo, senza 3 punti con Chiesa dietro siamo asimmetrici, con Chiesa dentro, scusa, siamo asimmetrici, dice Salvatore. Leggiamo qualche altro messaggio, che da noi si allenano, gli allenamenti non li vedo io, quindi tenerlo non ha più senso. Saluto Francesco Barbarini. Oggi chiaramente l'allenatore riceve varie critiche. Sono dei calcio va nella direzione opposta. Il progetto società vuole portare avanti. Tenerlo anche il prossimo anno ne parleremo. Significa ripercorrere le stesse tappe di questi anni, vincere per causalità. Questo è vero. E si ritorna nella mediocrità. Secondo me stiamo sguazzando nella mediocrità da 3 anni. Allora, messaggio interrotto. Francesco, introduco anche Massimo. Intanto, così si aggiunge. Ciao Massimo, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera, mi Ciao sentite? Max. Sì, fortissimo, Ciao forte e Francesco, chiaro. ciao Domenico, ciao a tutti. Massimo, direttamente dagli, insomma, gli studi della NASA, si sente benissimo. Quindi, allora, salutiamo anche Alessio. Allora, perché parlano anche tra loro. Io volevo interrogarvi su questo. Parto da Francesco. Allora, secondo me, quando si parla, perché spesso, non so se siete d'accordo con questa cosa che andrò per dire. Sto per dire, si fa spesso riferimento a Sarri, Pirlo, sono 5 anni che la Juve va male, ma io non sono d'accordo, ragazzi. In che senso? Noi in questa trasmissione, che era poi agli inizi, abbiamo criticato Sarri nella sua parte finale, no, di stagione juventina perché avevamo percepito quello che in effetti era, ma non Sarri. In realtà noi dicevamo, non si può andare avanti perché non c'è empatia, non c'è una mano, non si è creata l'empatia, ecco, con i giocatori, con il gruppo, con tutta la dirigenza, con una parte sì, ma non con tutta. Bisogna dividersi perché fondamentalmente Sarri e la Juve non erano, insomma, sulla stessa lunghezza d'onda e quant'altro. Quindi era una necessità, però comunque vi erano state delle difficoltà sicuramente, ma già venivano dall'anno prima di Allegri, dove c'era il famoso tramonto di cui parlavo io. Ma comunque è stato vinto uno scudetto. Lasciamo stare Covid, che comunque è stato vinto uno scudetto, quindi si è vinto. Con Pirlo, alti e bassi, ma sono stati vinti 2 trofei. Secondo me abbiamo vissuto sia con Sarri che con Pirlo, lo sottolineo, anche delle partite esaltanti dove noi tifosi abbiamo gioito e abbiamo goduto nel vedere giocare la Juventus. Secondo me sono 3 anni, quindi dal ciclo Allegri bis, invece, che questo non si vede. Quindi quando si parla di mediocrità, e per me stiamo sguazzando nella mediocrità da 3 anni, ma non solo per i risultati, perché se la Juve vince la Coppa Italia, me lo auguro, non è che cambia tanto, perché è un discorso di risultati, ma proprio di costruzione, prestazioni, mentalità e atteggiamento. Quindi attenzione, Allegri è tornato per portarci, ora non voglio dire subito il primo anno, ma in 2 o 3 anni ci doveva portare a questo scudetto, altrimenti cosa è venuto a fare a quelle cifre? E invece è stato completamente fallimentare il ritorno, e questo si deve dire fuori dai denti, al di là di come finirà questa stagione, perché per me la stagione è praticamente quasi finita. Vai Francesco e poi Massimo, vai. Guarda, io su Sarri, forse in quegli anni ci sono andato anche un po' giù pesante, Ma anche io, perché vedendo quello di oggi, certe cose le rimpiango. Io di Sarri non ne ho mai fatto un discorso tattico, perché lì c'erano altri problemi, ma nemmeno di stile, c'era una questione di intesa, forse con la società, con l'ambiente, forse. La società non ci ha veramente mai creduto in certe idee. Quindi su Sarri si è esagerato. Pirlo l'ho stimato perché era uno che è stato messo lì, gli è stata data una squadra di un certo livello. Pirlo ha vinto. Non ci dimentichiamo che Pirlo ha vinto. Quindi noi non dobbiamo andare qui a giustificare Pirlo e quant'altro. Pirlo ha vinto, ha portato trofei a casa, ha raggiunto l'obiettivo. E quindi noi a Pillo non possiamo dire niente. Pillo doveva essere Francesco, su Pirlo, aiutato e sostenuto. Dimmi. esatto, su Pirlo. Allora dico a Pierino: intanto no, la news di Francesco non c'è. Io vi do io una notizia. Allora, ragazzi, Pirlo a dicembre, sostanzialmente, dicembre, gennaio, cioè Pirlo lo sappiamo tutti dell'incontro con Allegri precedente di Agnelli, cioè, Pirlo già erano deciso. Già, prima l'hanno convinto a prendere la Juventus e poi già erano deciso comunque di cambiarlo. Quindi Pirlo ha fatto gli ultimi anni, l'abbiamo percepito tutti del resto.
praticamente da esonerato. Da esonerato. C'è un allenatore neofita che è buttato lì sulla panchina della Juventus, dove comunque devi accompagnarlo e proteggerlo. Dopo pochi mesi già si era deciso sostanzialmente, da quello che vi risulta, di esonerarlo. Ditemi voi se questo è un modo corretto di operare. Secondo me è sbagliato, sinceramente. È sbagliato perché devi accompagnare l'allenatore e farlo crescere. Tra l'altro Pirlo, che era anche stato una nostra, un nostro grande giocatore a cui eravamo legati, anche insomma da un grande affetto, e che ha allenato nell'anno più difficile, lo ribadisco, della storia del calcio, senza tifosi, con il Covid ogni 5 minuti, eccetera. Cioè, queste sono cose che vanno dette, perché per gli altri ci sono gli alibi e per Pirlo no. Allora ci sono anche per Pirlo delle spiegazioni, perché usare il termine giustificazioni non mi piace. Scusa Francesco, vai, intanto mando i vostri messaggi, Bernadette, Marco. Noi negli ultimi 4-5 anni cosa stiamo facendo, ragazzi? Stiamo semplicemente pagando delle scelte sbagliate della proprietà. Sarri non doveva essere preso, non per una questione professionale, per una questione... Salutiamo gente della Juve, salutiamo, vai Francesco, vai. Gente della Juve che ci segue. Pirlo è stato preso, è stato anche giustamente preso, perché in quel momento si cercava qualcosa di diverso, non è stato trovato. Pirlo gli è stata affidata la squadra, ha fatto bene, perché ha fatto anche delle ottime prestazioni, ha rivalutato calciatori che venivano addirittura fischiati come Danilo. Ricordo delle ottime prestazioni col Milan, col Barcellona, ricordo un'ottima finale di Coppa Italia, un'ottima finale di Supercoppa Italiana, con addirittura gente come Arthur che veniva fischiato. Quindi è un allenatore che proponeva calcio e voleva fare qualcosa di diverso. La società non ha creduto in Sarri e non gli ha dato una squadra adatta a Sarri. La società non ha creduto nemmeno in Pirlo. E che cosa ha fatto? Contratto faraonico di 4 anni a un allenatore che doveva ricostruire, pur non essendo in grado di ricostruire. Cioè, Allegri è l'ultimo allenatore che doveva essere preso. E ve lo dico io, che spesso ho criticato Pirlo, come tutti, per aver fatto errori di inesperienza, che sono oggettivi. È uno che non ha mai fatto quel lavoro, ci sono e ci possono stare errori di inesperienza. Magari Allegri quegli errori non li avrebbe fatti, ma ne ha commessi molti altri negli anni a seguito, e ne stiamo pagando le spese. Noi ancora oggi paghiamo le spese di scelte scellerate da parte della società, in particolare di Andrea Agnelli, che è stato un grande presidente, ma ha commesso degli errori di valutazione, uno su tutti, Allegri. Quindi non c'è stata un'evoluzione. La Juventus non propone calcio. Sarri cercava di proporre calcio e lo ha fatto in alcuni periodi, l'ha fatto in alcune partite. Pirlo cercava di proporre calcio in base alle proprie capacità. Allegri non propone calcio, ragazzi. Allegri non propone calcio. E veramente, guarda, ci sono state persone sul gruppo che hanno avuto il coraggio in passato, perché io poi me le ricordo tutte, certo. Hanno avuto il coraggio di dire che la Juventus ha una difesa bunker e che Allegri ha dato solidità alla squadra. Io ho fatto un video, una pillola, se volete la potete andare anche a riprendere, a dicembre, mi sembra novembre-dicembre. Era dicembre, in cui io non dicevo che Allegri non aveva dato, la Juventus non era una squadra solida, o che Allegri non aveva dato una squadra solida, e che la Juventus in quel momento era più concentrata. Quindi la Juventus non era una squadra solida, semplicemente in quel momento era più concentrata ed era brava a difendere, perché non esiste la difesa bunker. La Juventus non è una squadra solida perché prende gol. La Juventus prende gol, non propone calcio e pensa solo ed esclusivamente a non prendere, perché poi la fase offensiva arriva la giocata di turno, perché poi queste giocate, ragazzi, una volta ci vanno bene e molte altre volte ci vanno contro, perché il gol di Pollorusso è un gol che, se lo fa altre 100 volte, non lo segnerà mai. Però gli episodi arrivano a favore, ma arrivano anche contro, e noi gli episodi a sfavore li abbiamo presi contro il Verona, quindi non ci lamentiamo che prendiamo questi gol. Tutto qua. No, assolutamente. Intanto ora chiedo anche a Massimo, però vi dico, Sarri ci dice Michele non è stato accettato nemmeno dai veterani. Allora, io non voglio tornare indietro, però Francesco lo sa, Massimo lo sa, ne abbiamo raccolto altre informazioni anche sul passato. Diciamo che questo anche era emerso. Possiamo dire che a un certo punto la squadra non giocava la morte per l'allenatore? Penso che lo possiamo dire. Quindi sicuramente ci sono stati dei problemi. Chiaramente alcune cose poi non possiamo verificare direttamente, ci vengono dette anche da persone molto affidabili, non le possiamo riportare, però cerchiamo di capire che è chiaro che non si era creata
questa, come ho detto prima, una forte empatia che ti porta a volte anche a superare determinate difficoltà o anche a performare in un certo modo, perché io sono d'accordo quando qualcuno dice la Juventus comunque, e l'abbiamo detto spesso anche noi, ha fatto belle partite anche con Sarri. E su questo, Massimo, io ti chiedo... Ma dobbiamo... ragazzi, scusate, ma il mio audio come si sente? Perché alcuni dicono adesso che disturbato, non... prima si sentiva bene però, prima si sentiva bene, adesso si sente... Adesso come si sente? Un po' basso però si sente, vediamo cosa ci dicono, da perché io lo sento in cuffia. No, ditemi voi, come posso fare per alzare il volume? Ti si capisce, però sembra che sei una radio mono. Adesso però, prima si è sentito bene quando hai parlato, non ti preoccupare, si sentiva bene. Ah, ok. Okay. Allora, Massimo, ci dicono, la Juve a cosa serve arrivare ai quarti e andare in Champions se non sappiamo proporre un gioco neanche con Empoli, Udinese e Verona? Io ti voglio chiedere un'altra cosa però. Oltre a dobbiamo rimpiangere i tempi di Sarri e Pirlo, te lo chiedo provocatoriamente, e ti dico anche da portiere, ti chiedo, non so, avrete notato tutti, anche col Verona, noi gol li prendiamo sempre dal lato sinistro, dal nostro lato sinistro del campo, sempre, puntualmente. Un portiere che sa che il 90-95% dei gol li prendiamo dal suo lato sinistro della difesa, quindi centrale di sinistra, terzino sinistro, insomma quella zona lì dove c'è Kostic, dove magari c'è Rabiot come mezzala, eccetera, ci siamo capiti, e c'è magari il Sandro di turno, non so, a volte c'è Danilo, insomma, sul centro-sinistra, eccetera. Come vive un portiere questa situazione? Se sta più attento, se è indifferente, se è preoccupato quando attaccano in un determinato, da quel determinato lato, se tende a dare indicazioni magari ai difensori di copertura di stare più attenti, non lo so, ce lo devi dire tu. Allora, parto dall'inizio della domanda fino ad arrivare alla fine. Vorrei parafrasare il grande Luigi Garcia. Sono completamente d'accordo con Francesco, ma solo in parte. Allora, nel senso che no, sono in realtà d'accordo con tutto, solamente che quello che vedo è che la mia speranza chiaramente si è vanificata. Era sì nei mesi precedenti un voler compattare la squadra. Francesco, io ero tra quelli che pensava che la stava blindando la squadra, e ovviamente non l'ha blindata, l'aveva in qualche modo riuscita a stimolare e a motivarla, e compattarla facendo diventarla gruppo. Il problema è che c'è una piccola differenza tra gruppo e squadra. Il gruppo io continuo a vederlo unito, la squadra non c'è. Non c'è squadra perché se io mi propongo in attacco e mi schiaccio nei 16 metri avversari, chiaramente otturo gli spazi a me stesso. E così non posso far esprimere la potenza e la velocità delle nostre due ipotetiche ali per 9 minuti. Noi abbiamo visto per 9 minuti un 4-3-3. Poi qualcuno ha avuto paura e ha tolto Ildiz, non si è mai... cadevano dalle sedie. L'altro grosso problema che vedo è, oltre a questo schiacciarsi, è chiaramente che la squadra è lunghissima, giocatori fuori ruolo, squadra lunga. Verona, sì, col Verona eravamo lunghi, col Verona eravamo lunghi, è vero. Ma abbiamo visto anche un'interpretazione difensiva che è disorganizzata, non è più compatta come prima, ci stiamo proprio allargando. E da qui la domanda tua sui portieri. Vabbè, sul primo gol, senti, quella palla imparabile, non ci puoi fare niente. Non mandiamo offese, ragazzi, mi raccomando, piano piano con le parole, vai. Erano riferite a Terzi, però non si mandano. Vai Massimo. Scusa. A Terzi? No, vabbè, non a noi, però non, no, perché c'è un giocatore che si chiama Terzi, perciò non... Vai. Poverino. Il primo gol non si poteva parare, Domenico, nemmeno se ti metti sul secondo. Io parlo delle difficoltà. Al di là anche dell'errore sul secondo, proprio il fatto che arrivano sempre pericoli dalla sinistra. Vediamo se Francesco si sente. Francesco, prova un attimo, scusa Massimo. Adesso no. Allora, riprova.
Ora vai a singhiozzo, eh. Mi senti in questo momento? Mi senti? A singhiozzo, a singhiozzo. Francesco, quando devi dare le news, ti si deve sentire bene, forte e chiaro. Vediamo un po', riproviamo. Ragazzi, non so se si sente, si sente, si sente, non si sente, non lo so. Sinceramente. No, male, male. Prova a sistemare mentre Massimo, tu completa il concetto, così vediamo se riusciamo a recuperare. Sul, vai. Sul secondo gol tu ti ritrovi chiaramente l'attaccante di fronte, perché la difesa si è fermata, si sono completamente fermati. No, ma la difesa allora... era un problema, Massimo. Scusa, se loro arrivavano di corsa, il centrocampo non ha fatto proprio filtro. Non ha fatto né filtro il centrocampo e la difesa era ferma. A quel punto te lo trovi di fronte, fai quello che puoi. Fai quello che puoi. Allora, questione di fiducia, quando è chiaro che si vede, il portiere lo sa, in allenamento spero che lo analizzeranno, che sul lato sinistro si entra molto più facilmente che sul lato destro, ma se io portiere per qualche motivo comincio a dubitare del mio lato sinistro, non rido per te Massimo, per il messaggio di Mariella, lo so, comincio a dubitare del mio lato sinistro. In una squadra la fiducia è la cosa più importante. Cioè, passare una palla ad un tuo compagno presuppone che il tuo compagno la tratterà nel migliore dei modi. Nel momento in cui io ho paura del mio lato sinistro, io non mi fiderò di quel lato. Oltre chiaramente a non fargli mai un rinvio su quel lato lì. E pertanto il portiere per sua natura si poggia sulla sua linea difensiva e si fida della sua linea difensiva, non sia mai non si fidasse, le sue prestazioni crollerebbero, perché cominci a coprire un lato e... È chiaro, è come quando il portiere fa tanti errori, i difensori non si fidano più e giocano male. Non si fidano più e giochi peggio. Alla fine giochi peggio, ti devi concentrare. Allora, la concentrazione che devi avere a porta non ti permette di aver paura che il tuo compagno faccia un errore. Non te lo permette. Cioè, Mario Valmirani già va. Allora, Mario, tu devi entrare stasera, detto, ti devi sfogare, devi entrare. Però aspettate, c'è stato un boicottaggio in cui. Aspetta, Massimo, devo interrompere perché noi dobbiamo dare una notizia importante. Casualmente, Francesco ha problemi che non le ha praticamente mai avuti. Francesco, vediamo se si sente. No, ma no. Allora, se ci sono problemi di audio, non ci sono problemi. No, non si sente. Allora, perché deve dire una cosa importantissima, qualche potere superiore sta impedendo, ma adesso sistemerà. Allora, intanto leggo un po' di messaggi. Un cambio in corsa dalla panchina. Pierino, allora, su questo dai, su questo rispondo io. Su questo rispondo io. Anche se se Stefano, perché dovevamo avere ospite Stefano che doveva dirci qualcosa di importante, però non so se riesce a intervenire o meno, però al momento non mi risultano cambi, possibilità di cambi in corsa, anche se Stefano ci deve dire qualcosa su questo punto. Allora, tutti giocano con tre giocatori offensivi, sì, sembra che poi se lo fa la Juve sia una cosa eccezionale, ma non lo è. Più tardi entro, Mario, più tardi a un orario congruo. Francesco, vedi un po' come va. Sta sistemando, ok, sta sistemando, immagino. Ok, i messaggi sono gli stessi, è diventato così. No, non esagera, però non offendiamo, ragazzi, per favore. Francesco, non si sente che deve dire che lei rimarrà. Gaetano, chi lo sa che deve dire? No, non voglio riportare notizie che non sono le mie. Dite la verità, lo avete fatto per creare hype. Edgar Leone che boicotta Francesco Mariella. Allora, Francesco, prova a parlare, vedi un po'. Niente, oggi... Scusa, prova a levare le cuffie, togli le cuffie, prova senza cuffie, facciamo una prova senza le cuffie, vediamo, si dovrebbe sentire, prova a parlare, sì, sta usando la rete del cellulare, perché il problema era la wifi, sì, Romeo, grazie del consiglio, mica stai messo muto, aspetta, ci penso io, aspetta, adesso in diretta c'è un problema perché è il microfono disattivo, vabbè, adesso... proviamo a risolvere, perché mi dà il microfono di Francesco disattivo. Ecco qua, prova adesso. Sì, adesso mi senti? Sì, lo sentite? Prova ancora? Non lo so, mi sentite ragazzi? Sì, secondo me vai leggermente in ritardo, però si sente. Allora, ditemi se si sente, perché adesso diamo la news immediatamente. Come si sente? Datemi un feedback. Leggiamo la... Ragazzi,
dateci un feedback. Allora, di... Francesco, approfittiamo questo momento. Si era bloccato il tuo microfono, te l'ho bloccato e insomma sbloccato. Diciamo così. Aspetta, provo un attimo a mettere le cuffie. Proviamo con le cuffie in aspetta. Diretta, sì, si sente, perché allora adesso non ricordo quando abbiamo fatto il post, questo non so se era giovedì o venerdì che abbiamo anticipato questa notizia. Allora faccio un piccolo riassunto prima di dare la parola a Francesco. Sostanzialmente era stata diffusa la notizia quasi certa di un rinnovo di Allegri sulla panchina della Juventus. Nessuno parlava di possibile cambio in panchina, esonero, eccetera. Francesco mi ha dato una notizia da una fonte che riteniamo attendibile, però io lo dico sempre, ragazzi, finché non vedo non credo, nel senso che il condizionale è d'obbligo perché sappiamo anche come è andata l'anno scorso. Però quando abbiamo notizie attendibili, rischiando pure, ci mettiamo la faccia e le diamo perché sono attendibili. Francesco, ti passo la palla, vai. Ma si sente? Io voglio sapere se sente, si sente. Vai, si sente. È prima il che si smette di sentire. Aspetta, Massimo è più affidabile perché è un po' tecnico. Massimo, si sente o non si sente? Si sente mono, ma si sente, va bene. No, si sente. Ok, vai. Allora, ragazzi, il discorso è questo, che in questo momento Allegri e la società vivono da separati in casa. Vivono da separati in casa per tre motivi. Il primo motivo riguarda il mercato di gennaio, il mercato invernale. Cercherò di snocciolare tutto seguendo un ordine cronologico. Vi anticipo che l'unica persona con cui Allegri ha rapporti in società è Manna, che fa da tramite tra allenatore e società. È in rotta con la società e con Giuntoli innanzitutto per il mercato invernale, perché Giuntoli aveva praticamente chiuso per Samardžić, quindi chiuso, era fatto Samardžić, accordo col padre, accordo con Balzaretti e con la società. Allegri non ha voluto Samardžić perché aveva dei dubbi sotto il punto di vista tattico, essendo anche lui mancino come Rabiot. Di conseguenza la società gli ha chiesto i nomi e i nomi sono stati uno in cima alla lista che era Bonaventura e il secondo era Pereira. Su Pereira c'erano dei dubbi sotto il punto di vista della tenuta fisica, quindi ritenuto non affidabile. Per Bonaventura c'era l'accordo col calciatore, commisso ha bloccato tutto senza conoscere nemmeno le cifre. La società doveva portare un centrocampista, ha scelto Alcaraz. Allegri non sapeva nemmeno chi fosse Alcaraz, perché Alcaraz non lo voleva. Per questo il calciatore non ha giocato fin da subito e non gioca titolare, per questo motivo, perché Allegri non voleva Alcaraz. Il problema principale è questo, in questo momento. Situazione rinnovo. Giovedì scorso mi è stato detto che Allegri non ha avuto nessuna offerta sotto il punto di vista del rinnovo e per conoscere le informazioni si è servito di Manna, chiedendo informazioni a Manna. Manna, chiedendo informazioni alla società, gli ha riferito che erano tutti propensi al rinnovo contrattuale, ma questo rinnovo contrattuale doveva essere spalmato fino al 2026, non con aumento dell'ingaggio, non con nuovo ingaggio, ma addirittura questi 7,5 dovevano essere divisi fino al 2026. Allegri è assolutamente non intenzionato ad accettare un rinnovo di questo genere. C'è assoluta rottura da parte dell'allenatore nei confronti del dirigente, perché a queste cifre lui non avrebbe mai accettato, perché lo reputa, lo vede come un passo indietro. Lo screzio, e questo lo potete notare anche da alcune interviste che ha fatto, dove ogni qualvolta gli viene chiesto del futuro, lui risponde in questo modo, quindi cercando di lanciare delle frecciate alla società che non gli ha dato alcune informazioni in questi mesi. La frecciata era: ho un anno di contratto, siamo legati ai risultati, aspettiamo la fine della stagione e compagnia dicendo. Perché? Perché la società non si era fatta sentire. Terzo e ultimo punto che mi è stato detto ieri sera. Aspetta, Francesco, prima di questo facciamo un riassunto di questi due punti. Sintetizzo.
sostanzialmente i nomi chiesti sul mercato erano sempre i soliti giocatori di esperienza che conoscono il campionato italiano, senza offesa all'usato garantito, quindi giocatori anche validi tecnicamente ma ben conosciuti dal tecnico e quindi pronti per essere immediatamente utilizzati, magari con poche prospettive per il futuro. La voce del rinnovo proposto all'allenatore quindi è vera, giusto Francesco? È vera la notizia, però il problema è che non è un rinnovo nel senso di finisce nel 2025 e poi facciamo altri due anni, tre anni eccetera, no, l'ingaggio del 2025 lo dividi o comunque lo spalmi al di là delle percentuali, non so, il 60% nel 2025, il 60%, il 40% nel 2026, lo devi spalmare in due stagioni, che comunque ipoteticamente cosa significa? Altri due anni di Allegri, perché ora al di là di quanto lo paghi, comunque lo devi tenere altri due anni, anche se poi chiaramente cambiano le cifre in caso di esonero o quant'altro, perché poi sono, è dimezzato lo stipendio, quindi cambia la situazione, credo anche da un punto di vista del bilancio. Questa è la, sono i primi due aspetti. Su questo secondo aspetto però, tu hai altre notizie, che ho anche io, sui profili dell'allenatore. Quelli vogliamo dire dopo? Passiamo prima alla terza notizia? Ne parliamo dopo del profilo? Okay. Siamo prima alla terza notizia, però allora, ti posso dire che dal rifiuto di Allegri, che è avvenuto a inizi di gennaio, ad oggi la società si è mossa e ha sondato degli allenatori. Mariella, scusate se ride, Mariella è troppo simpatica, ride quei messaggi. Vai Francesco, vai la terza notizia, vai. Terza notizia, ieri pomeriggio, la società chiede spiegazioni di questo momento della Juventus, di questo rendimento e di questa situazione che sta vivendo la squadra. Si dice che, vi riporto il virgolettato, sono cose che so per motivi professionali, perché lavoro con... Le sai, perché hai determinati contatti per motivi lavorativi. Sì. Allora, il discorso è questo, che il virgolettato riporta un Allegri che testualmente dice: la squadra è questa, i calciatori che mi avete dato sono questi. Questo è quello che mi è stato riportato. Ennesima chiusura da parte della società, quindi pugni sul tavolo, incompatibilità. Intanto la Juventus da gennaio a oggi ha già sondato due allenatori. Questo è quello. Allora, io sto mandando un po' di messaggi. Il rinnovo è stato proposto per motivi economici, perché ora Francesco lo ribadirà, la Juventus ha comunque intenzione di seguire una linea dal punto di vista economico molto molto chiara. Francesco, noi ne abbiamo parlato, ci siamo sbilanciati da mesi su determinati nomi, ma al di là del nome, se vuoi anche riferire quello che sai in merito alla linea, comunque quella che sarà l'indirizzo seguito dalla società sul, comunque sul tema allenatore. Ora, Allegri o non Allegri, la Juve ha un'idea ben chiara, anche dettata da esigenze di bilancio. Vai. Il futuro della Juventus si basa, come è stato più volte detto, sulla sostenibilità. Non ci saranno colpi di mercato e questa società non si può permettere, da quello che so io, ingaggi elevati per nessuno, compreso, vi dico quello che so, allenatore come Antonio Conte, che ha dato piena disponibilità a ridursi l'ingaggio, ma sotto i 7-7,5 è molto difficile che accetti, anche perché non, per una questione anche personale, non potrebbe mai accettare di guadagnare meno dell'allenatore che l'ha preceduto. Quindi, sempre sulla solita formula, 7-7,5 più bonus. Per quanto mi riguarda, l'allenatore in piena pole position e che gode della stima di tutti è Thiago Motta. È stato già sondato, è stato già contattato, c'è già stata disponibilità. Thiago Motta arriverebbe a 3,5 con un triennale, quindi 2 più opzione per il terzo. Attenzione, 2 anni più opzione per il terzo a 3,5 con i bonus. Giuntoli lo voleva portare già a gennaio. Io vi posso dire che per quanto mi riguarda e da quello che so, Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus il prossimo anno. Lo sto dicendo oggi che è il 19 febbraio. Mi assumo la responsabilità, questo è quello che so, che Allegri non sarà più l'allenatore. Anche perché questo rinnovo è stato fatto anche sulla base di accordi che sono avvenuti in precedenza. Perché
all'inizio della scorsa stagione, dove la società era tentata dal chiamare Tudor, c'è stato un accordo, e cioè ti diamo un altro anno, portami questi risultati e poi vediamo al terzo anno come facciamo. O una buona uscita, o vedono che accordi vogliono prendere. Ma Allegri non sarà l'allenatore della prossima stagione della Juve. State tranquilli, perché questo è quello che fa. Allora, ci sono tanti messaggi, scusate perché stavo intanto caricando un po'. Ecco qui, questa è la foto di Conte. Io su Conte voglio dire qualcosa. Poi se arriva Stefano ci dà anche lui delle informazioni. Io su Conte, ragazzi, so che è stato proposto un ingaggio intorno ai 5 milioni più bonus per lo scudetto, se non sbaglio, di 1 milione. Insomma, l'accordo su cui si trattava è questo. Ora, Francesco, io non so eventualmente la Juve fin dove si vuole spingere, perché da quello che tu mi hai riferito la Juve vorrebbe comunque spendere meno per l'allenatore. Quindi abbiamo anche non abbiamo detto un'altra cosa. C'è anche la pista Tudor che non è spenta, perché Tudor l'anno scorso si accordava anche per 2, massimo 2,5, mi tengo proprio largo, ma Tudor è ancora un nome che è presente in società, nonostante il primo nome, quello che noi sappiamo da mesi, è Thiago Motta. Cioè, ne sappiamo, Conte tornerebbe anche domani mattina, ma bisogna limare l'accordo economico e poi bisogna vedere anche come ti separi, tra virgolette, eventualmente da Allegri, che tipo di progetto proponi, eccetera, eccetera. Motta sicuramente è una soluzione meno dispendiosa, ad ampio raggio, ad ampio respiro, puoi lavorare con i giovani, eccetera, però possiamo dire, Francesco, non so se tu hai notizie diverse, io al momento si è parlato di cifre, ma accordi sottoscritti non ve ne sono. Non vi è un nuovo allenatore, non possiamo parlare di un nuovo allenatore della Juventus, giusto? No, assolutamente no. Io ti posso dire che l'intenzione di Giuntoli è di portare Thiago Motta a Torino. Quindi questo allenatore, che è il nostro attuale allenatore, Allegri, per quelle che sono le nostre notizie, adesso manderò anche i vostri messaggi, noi, da quello che risulta, Francesco, dalle tue fonti, comunque a prescindere, a giugno dovrebbe terminare l'avventura, la storia, la lunga storia tra andata e ritorno, insomma, di Allegri con la Juventus, è corretto? Sì, sicuramente terminerà, io sono pienamente convinto e mi fido di ciò che mi è stato detto. Io però voglio riportare anche un'altra notizia che non è mia, una notizia che ho letto riguardante il prossimo futuro della Juventus, nel senso che è uno snodo fondamentale e cruciale. Mi sentite? Sì, vai, bene. È uno snodo cruciale e fondamentale il Frosinone-Napoli, perché noi abbiamo il Frosinone in casa e abbiamo il Napoli. Se Allegri non dovesse far punti in queste due partite, potrebbe esserci anche qualcosa, potrebbe saltare qualcosa. Io non sono d'accordo su questa cosa, nel senso che non mi è stato riferito, quindi non è una mia notizia, è una cosa che ho letto, che mi è stata riferita, ma non, di cui non mi fido. E cioè, lo dico con molta tranquillità, se dovesse saltare Allegri come traghettatore, dovrebbe arrivare, non so, mi sembra Carrera, mi sembra di aver letto Carrera. Poi l'abbiamo letto però. Sì, letto. Questa cosa poi dovrebbe aprire ad Antonio Conte, ma sono notizie che ho letto, non è una notizia mia, quindi non... assolutamente non mi vedo. Allora, qui ti stanno ringraziando anche io dico sempre, davvero aspettiamo poi gli eventi ufficiali, intanto che danno qui notizia meravigliosa. Allora, sull'allenatore, sul discorso del Frosinone, anche a me, poi Stefano ci darà anche altre informazioni, è stato detto, però io vi dico la verità. Io ritengo deve succedere davvero qualcosa di grave per non vedere Allegri sulla panchina della Juventus almeno fino a giugno, ma davvero qualcosa di eclatante. Quindi io vedo Allegri fino a giugno, salvo poi, l'ho sempre detto, salvo situazioni clamorose, imponderabili, imprevedibili, tutto è possibile. Vediamo un po' di messaggi, speriamo nel ritorno di Conte, ci dice Teresa Pollini. 4,55 milioni il secondo biennale con opzione triennale per Conte, su questo poi parlerà Stefano su Conte. Francesco non è d'accordo, ma Zarri è una battuta, sono 2 anni che vado predicando il deserto, De Zerbi no, Luca, non se ne parla proprio, te lo dico. Tudor al momento comunque è defilato, l'anno scorso era lui il nome,
Allora, qui tantissimi messaggi. Togli la foto. No, vabbè. Allegra della Roma, questa notizia che abbiamo letto, ma non abbiamo. Non abbiamo, cioè io non l'avevo questa notizia. Se non volevano spendere troppo, sì, no, hai ragione, Vito, sono d'accordo. Sì, sì, Francesco, a questo lo devo il cambio in corsa. Vediamo ancora qualche altro messaggio. Tiago Motti è un buon allenatore, oppure però che faccia fine. No, però è diverso anche perché ha più esperienza, Pasquale, rispetto ad esempio a un Pirlo, Motta è il migliore secondo Michele Librandi, ancora con i messaggi, va bene Tiago Motta, linea giovane, non solo mentalità di chi ha vinto. Allora, Tiago Motta, quindi giustamente dobbiamo anche, per par condicio, pubblicare la foto anche di Tiago Motta, perché è un nome forte, però ragazzi, io lo ripeto, non mi risulta l'accordo, lo voglio dire, io chiamo il freddo un velo ora che venga a giugno, Mariella, Klopp non ci risulta proprio, ragazzi, sarebbe una sorpresa, due punti. Però facciamo... Domenico, facciamo un attimo un velocissimo toto allenatore anche tra di noi, poi è ovvio che ognuno ha già espresso le proprie opinioni. Cioè, giusto per capire, ragazzi, voi chi preferite, chi vorreste, un mini toto... Allora, facciamolo dire a Massimo, dai, che sta ascoltando. Massimo, tu chi vorresti? Io mi espressi già due settimane fa su Tiago Motta, perché Tiago Motta è stato discepolo in qualche modo, perché era giocatore di Gasperini, Ancelotti, Mourinho, quant'altra esperienza ha dovuto caricare, quant'altra personalità ha dovuto assorbire per guidare le grandi squadre. Oltre alla preparazione occorre la personalità, occorre il riuscirsi a fare ascoltare. Credo che Tiago Motta sia uno di quegli uomini, anche molto giovane come allenatore, il cui peso, la cui voce viene ascoltata anche dal grande campione. Visto che nella nostra squadra in questo momento si sta crescendo, perché i grandi campioni sono giovanissimi, mentre i senatori, diciamo che sono degli ottimi giocatori, ma non sono dei fuoriclasse, pertanto un Tiago Motta ci riuscirebbe assolutamente. È ad un costo estremamente più basso rispetto a quello di Antonio Conte. Domenico, tu mi preferisci? Klopp ha detto che vuole andare. Non lo considero Ma Klopp ha detto che vuole andarsi a fare una vacanza. Ha detto basta, non ci voglio più giocare. Allora, io invece vi dico la verità: a me piacerebbe vedere un Conte, Antonio Conte, però rinnovato, cioè un Conte più elastico, meno rigido, rigido, meno 3-5-2, insomma, più elastico. Quindi se ho un Conte che ha limato alcuni aspetti, vedere Conte che torna alla Juve, ci riporta la vittoria, magari io sogno la Champions, fondamentalmente, perché dobbiamo ambire al massimo. È comunque un giocatore, quello che ha detto Massimo è giustissimo, perché grande giocatore Motta, grande giocatore Conte, sono personalità che vengono ascoltate, comunque a prescindere anche da giocatori importanti e dallo spogliatoio. Quindi Conte mi piacerebbe, però Motta è un allenatore che mi intriga, purché gli venga dato tempo. Però a me su questo sono abbastanza elastico, perché per esempio Francesco lo sa, a me piace molto Palladino come giovane tecnico, mi piaceva già l'anno scorso, da come lo sentivo parlare, mi intrigava, quindi su questo non ho preferenze, mi piace molto De Zerbi, ma non è fattibile, quindi se dobbiamo restare su questi due nomi, secondo me ognuno ha i suoi pro e i suoi contro. Motta è più da scoprire, Conte lo conosciamo meglio, però Conte deve limare alcuni aspetti, quindi magari essere un po' più elastico può fargli fare uno step che non ha fatto, che è quello che io mi aspettavo da Conte, che resta un grandissimo allenatore, sia chiaro, questo essere chiaro. Motta può sorprenderci, però richiede tempo, magari può non avere l'impatto immediato che ha un Conte, però comunque sarebbe un salto di qualità importante, perché sono allenatori che hanno un determinato tipo di mentalità, secondo me, che può comunque sposarsi con quella della Juventus. Certamente non si esulta e non si grida al risultato per un terzo posto, per un quarto posto, giù di lì. Perché Francesco, tu che pensi? Aspetta, vediamo Francesco mentre mando i messaggi, dai. Allora, io ti faccio la top 5, di cui il primo è non si può prendere, insomma, è difficile da prendere, poi per carità. Allora, la top 5, il primo in classifica per me c'è De Zerbi. Però non è, ok. Il secondo per me è Xabi Alonso, che non è poi così imprevedibile, perché comunque lui dal Leverkusen, secondo me, potrebbe fare una crescita alla Juventus a livello di carriera, quindi Xabi Alonso mi fa impazzire.
Il terzo è assolutamente che è quello più prendibile, è Motta, ragazzi, a me fa impazzire Motta, sono, come vedete, cioè, sono calcisticamente innamorato di Motta, secondo me cioè, ha il futuro davanti a sé, cioè Motta ha già il futuro da top allenatore toppissimo. Ok, quindi, ok. Quarto nome, Antonio Conte, ma non lo giudico sotto il punto di vista sentimentale come facevo in passato, quindi nel 2012, nel 2013, in cui ero follemente innamorato, calcisticamente parlando, ma lo giudicherei sotto il punto di vista professionale. Professionalmente, Antonio Conte, signori miei, è andato all'Inter, è andato all'Italia, ma nessuno può aprire bocca su Antonio Conte, perché professionalmente non si può dire niente. Il quinto nome, anche a livello affettivo e per come è stato trattato e per come ha sempre parlato della Juventus, penso che Igor Tudor meriti una possibilità di allenare la squadra che conosce e dove è cresciuto. Igor Tudor è un bravissimo allenatore. È un bravissimo d'accordo. Quindi, tra tutti è ovvio che quello più prendibile, quello che mi potrebbe stimare un po' di più, è Thiago Motta, che secondo me è uno che ci potrebbe far divertire. Però ragazzi, bisogna avere pazienza con questi allenatori. Cioè, non è che dopo il primo pareggio cominciamo a dire no, Motta ha sbagliato questo, ragazzi... Puoi stare anche un anno, due anni senza vincere niente, però costrui, con Motta costruisci, perché con Allegri sono due anni e mezzo, tre anni che non vinci, ma non hai costruito niente. Con Motta ti puoi divertire, perché Motta costruisce il futuro. Un progetto di 4-5 anni lo puoi fare tranquillamente con Thiago Motta, per me. Sono nomi tutti intriganti, chiaramente adesso i papabili sono Motta, Tudor, Conte, diciamo questi sono i nomi più caldi, poi ci sono altre suggestioni che Francesco ha illustrato, però l'importante è cominciare, io dico la verità, l'importante è lo switch sulla mentalità, cioè davvero è una sofferenza sentire certe frasi, un certo tipo, il problema qual è? Che la comunicazione non è neanche finta, perché Massimo, non so se sei d'accordo, viene strinsecata e messa in atto sul campo, cioè quello che noi ascoltiamo e magari non ci va bene, posso dire, vabbè, ma uno parla perché deve parlare così, ma dentro di sé pensa altro. No, signori miei, perché poi noi vediamo sul campo proprio quello che viene detto. Domenico, negli ultime due settimane noi abbiamo avuto degli esempi di come ci si rapporta alla propria squadra. Due le abbiamo avuto da Daniele De Rossi. Uno l'abbiamo avuto, onestamente non ricordo il nome, tra il primo e il secondo tempo di Lazio Bayern Monaco, c'è l'intervista a un giocatore, non ricordo quale giocatore della Lazio è stato intervenuto, ha chiuso l'intervista con una domanda: ma la si può vincere? E lui ha risposto: tutte le partite si possono vincere. Il buon De Rossi ieri ha fatto un mea culpa dicendo: se tutti i giocatori giocano male, non è colpa dei giocatori. Poi io l'ho sentita l'intervista dalla sua voce, lo ricordo anche quando ero giocatore, se siamo giocatori tutti, che stiamo giocando tutti male, è colpa mia, non è colpa mia, è colpa tua. E chiaramente si riferiva ai vari allenatori che ha avuto. Ma poi ha detto un'altra parola, molto più importante di questo concetto qua, che è stata: per fortuna ho giocatori forti che mi hanno risolto la partita e, tra virgolette, hanno coperto i miei errori. Cioè, non si è dato all'avversario dicendo noi siamo più deboli, dobbiamo giocare sui nostri limiti. Ha detto esatto. Noi siamo giocatori forti. Il giorno dopo di Roma-Inter ha detto: che cosa me ne faccio di essere uscito con gli onori delle armi? Abbiamo perso, punto. Se puntiamo al perdere con onore, siamo dei mediocri. Perciò non va bene perdere, si deve vincere. Ma quello è l'Inter. E che vuol dire? Certo. Vedi la Lazio. Tutte le partite si possono vincere. Anche se ti chiami Bologna e la sbatti fuori dalla Coppa Italia. Detto questo, tornando a Thiago Motta, dopo la partita, non mi ricordo se era la seconda o la terza di campionato che il Bologna ha giocato contro di noi. La seconda. Da quel giorno in poi, dopo la partita della Juve, o prima, dipendeva dall'orario, mi vedevo la partita del Bologna. Ecco. Allora, ci sono state delle partite del Bologna che i ragazzi del Bologna non riuscivano a mettere tre passaggi in croce. Non ce la facevano. Ed erano delle partite oggettivamente bruttarelle, no? Solo che la partita dopo chiaramente succedeva qualcosa e tornavano a giocare bene. Ora,
La rosa del Bologna, ora siamo qui a tirare le pulci sulla rosa della Juve che non è all'altezza, ma la rosa del Bologna è all'altezza di quella del Milan. Qualcuno ti dirà che è più forte di quella della Juventus, strano che ancora non arriva, però arriveranno anche a questo, No, assolutamente no, non è all'altezza, è come la si usa che diventa all'altezza. Ora, alla fine della fiera, però tiene 12 punti in meno. E quei 12 punti è chiaramente che i giocatori sono un gran bel gruppo, ma sono dei giocatori di quel livello lì. Allora, adesso è a 9 punti dalla Juve, Massimo. No, siamo a 9 punti, perciò ci stanno, insieme all'Atalanta in coppia, perciò stanno a 3 sconfitte da noi praticamente. E mi sembra che le abbiamo e la riabbiamo ancora, non la Perciò abbiamo è uno scontro diretto oramai, sì. Allora aspetta, volevo leggere questo messaggio di Pierino, perché così parliamo anche di questo, che è importante sia Massimo che Francesco, che è importante sapere la vostra opinione con i nostri amici. Ci dice Pierino: ha ascoltato Lippi, si gioca per vincere. Allora io voglio dire una cosa, io ho visto innanzitutto mal interpretate le parole di Lippi, ma soprattutto da parte di alcuni tifosi e non solo della Juventus ovviamente, e soprattutto, lo dico tranquillamente, strumentalizzata a proprio comodo. Cioè, presa la prima parte dove Lippi dice io ho vinto perché avevo giocatori forti, cosa che ha detto anche Guardiola e che dicono tutti gli allenatori, perché è normale che devi avere i giocatori forti per vincere. È chiaro che con i giocatori da Lega Pro non puoi vincere il campionato, con tutto il rispetto, puoi far bene magari, ma non puoi vincere il campionato. Questo è normale, che serve la qualità, però magari non devono essere 25 fenomeni, ma ne bastano 4-5 per vincere il campionato, di fenomeni e poi buoni giocatori, cioè dipende anche dall'allenatore. Ma Lippi poi ha detto: sono stato bravo anche io, poi ho inculcato un certo tipo di mentalità, perché lui ha detto si entra in campo non per partecipare, andiamo lì, io prima di ogni partita andiamo lì e vinciamo. Io lo ricordo, io ero ragazzino e ricordo anche le conferenze stampa di Lippi che diceva: noi andiamo lì e vinciamo, andiamo lì e vinciamo, andiamo lì e vinciamo, andiamo lì e vinciamo, ai giocatori forti ma anche dei gregari, vai e crea la mentalità vincente. Perché è stata presa, e qui chiedo prima a Francesco, solo la prima parte di Lippi, che sicuramente non faceva riferimento ad Allegri, ci mancherebbe, anche perché ha un ottimo rapporto, ma involontariamente possiamo utilizzare, prendere tutto il discorso e ragionarci, perché viene presa solo la parte sui giocatori, che è un qualcosa di scontato, no? Che servono i giocatori forti, e non viene presa la seconda parte, che è il vero messaggio importante di Lippi, cioè quello che concerne la mentalità con cui scendere in campo, la voglia, perché altrimenti, lo ha detto anche Lippi, solo con i giocatori forti non vinci, non basta essere forti per vincere. Pensate all'Inter, quanti soldi spendeva durante l'epoca di Moratti e cosa vinceva. Francesco, e poi Massimo, e chiedo anche a voi. Ma innanzitutto ringrazio Michele Librandi per i complimenti, grazie mille. Sì, in passato erano tanti complimenti. Vai. L'esempio, allora, noi parliamo di un allenatore che tutti dicono è un grande gestore, stimola la squadra e quant'altro. Ragazzi, ma i calciatori andavano in conferenza stampa e parlavano di scudetto, lui andava in conferenza e parlava di quarto posto. Cioè, quindi c'è già una mancata connessione tra squadra e allenatore, dove la squadra, cavolo, vola sull'entusiasmo, cerca di compensare queste lacune tecniche di cui tutti parlano per arrivare allo scudetto con questa grinta, questa voglia, e lui arriva in conferenza e parla di quarto posto. Cioè è un allenatore che ti smonta, quel poco di entusiasmo. Anche perché poi io ho notato alcune interviste in cui lui parla di dice: noi dobbiamo recuperare la solidità. C'è Stefano, aggiungo Stefano, me ne ero accorto. Ciao Stefano, benvenuto. Stefano anche ci darà delle news, restate sintonizzati, ci darà delle notizie. Vai Francesco, completa intanto, vai. Ciao Stefano, buonasera. No, il discorso è questo, perché ci sono alcuni calciatori come Sandro che hanno detto siamo molli, Rabiot ha detto non siamo deconcentrati, poi l'allenatore va in conferenza, parla di quarto posto, parla di una squadra che è presente, parla di una squadra che fa delle prestazioni. Allora, la prestazione che è stata fatta con l'Udinese, ragazzi, ripropongo il virgolettato che ha detto Allegri, è in linea con le prestazioni di un'intera stagione. Cioè la prestazione che noi abbiamo fatto con l'Udinese è una prestazione in linea con tutto ciò che abbiamo fatto in questo campionato. Cioè immagino siano delle prestazioni non idonee, perché con l'Udinese abbiamo perso.
Cioè, noi con l'Udinese, ragazzi, siamo stati imbarazzanti, non abbiamo creato nulla. Quindi l'allenatore mi sta dicendo che noi durante l'anno siamo stati dei miracolati a sera a seconda. Infatti io sono d'accordo con lui. Bene o male, le prestazioni sono quelle, però le ci è andata bene. Mi va anche bene questa lettura. Purché si dica che ci è andata bene le altre volte, Francesco. Non so. Allora, visto che c'è Stefano, buonasera. Allora, Massimo, ti faccio intervenire anche te, non ti preoccupare. Allora, visto che tu hai delle novità, Stefano, che ha detto vengo in diretta e le dico, non so, tu hai sentito un po' cosa abbiamo detto su Allegri? Ho seguito tutto. Allora, se vuoi completare o aggiungere qualcosa, insomma, completare il discorso o aggiungere qualcosa, e poi sono già pronto con la foto che devo mandare, perché tu hai qualcosa da dire su Conte. Poi mando anche i vostri messaggi, perché vedo delle domande, le leggiamo e rispondiamo. Vai Stefano. Allora, innanzitutto mi scuso per essere intervenuto ora, ma mio figlio doveva dormire e quindi per il momento diciamo che si sta godendo una Juve purtroppo in questo momento in difficoltà, ma vedrà la Juve vincere, perché io sono convinto che noi torneremo a vincere. Buttiamo un po' di positività, che è certo, ovvio, è fondamentale. Sono d'accordo. Con Francesco, secondo me, ha centrato non tanto sull'allenatore, perché quello ovviamente lui ha un'esclusiva, è giusto che la deve mandarla avanti e ci mette la faccia come ha sempre fatto, ma secondo me ha centrato in pieno quei 2-3 punti che sono fondamentali, perché la scelta di un allenatore non è soltanto dovuta a un discorso di gioco o da un punto di vista tecnico-tattico, ma ci sono delle variabili e delle situazioni all'interno di una scelta che ovviamente fanno fede, perché Francesco lo saprà sicuramente, l'arrivo di Cristiano Giuntoli, che si sapeva, penso ve lo dico, da novembre 2022, era una scelta che Allegri non condivideva. Ma questo ve lo posso dare proprio per certo, anche perché lui voleva altri tipi di personaggi che alla società non andavano in quel momento bene. Max ha fatto un errore grossissimo, che è stato quello di accettare la panchina bianconera in una situazione paradossale, perché io fondamentalmente gli voglio bene, perché comunque mi ha fatto vincere, sono andato col petto in fuori in ogni stadio d'Europa quando la Juve scende in campo. Gli voglio bene perché ci tengo a dirla questa, è diventato molto molto juventino, cioè questo si deve sapere, perché è l'unico che in determinate situazioni ci ha un attimino difeso, e Domenico lo sa, in determinate situazioni extra campo e negli spogliatoi è stato uno di quelli che ha voluto la notizia è questa. Allora, su Thiago Motta è vero, io confermo, Francesco ha detto perfettamente, cioè il fatto di Thiago Motta è reale. È stato offerto ad Allegri un rinnovo, praticamente lo possiamo dire fasullo, perché sanno che l'allenatore non potrà mai accettare, anche perché Allegri non andrà alla Roma sicuramente, perché non ci andrà. Il primo nome in assoluto è colui che lega, anche perché ormai si è praticamente legato pure alla Continassa e sta solo aspettando praticamente che parte la telefonata, è Antonio Conte. Perché ci sono tre motivi. Il primo, perché se ricordate la prima conferenza stampa di Giuntoli, in cui disse bisogna dare la Juve agli juventini, riportare la juventinità all'interno del progetto, ed è l'unico allenatore di campo che può dare quel qualcosa in più a un gruppo di giocatori, diciamo così, tra virgolette, io non voglio dire modesto perché mancherei di rispetto ai giocatori, ma di medio livello, diciamo medio livello, si può dire medio livello o no? Medio non livello. È offensivo, ci mancherebbe. Non è offensivo, medio livello. Questo gruppo, che a lui piace, perché a lui piace molto,
lui può far, sa di poter far bene e vuole dimostrare soprattutto alla proprietà di essersi un attimino sbagliato, anche perché ci sono state telefonate, incontri, eccetera, eccetera. Il secondo motivo... Ma qua, mentre parli di Conte, aspetta che ho notato, che voi non lo vedevo, ho notato che c'è anche Mario, devi parlare di Conte con Mario. Stasera è il pienone. Ragazzi, buonasera. Mario, buonasera. Prima del tuo sfogo, ascolta il religioso silenzio Stefano. Io ci metto la faccia, perché anche io ho avuto dei feedback, siamo in tema feedback bianconero, ho avuto anche io dei feedback molto importanti. È vero, come dice Francesco, che se Francesco ha dato anche Napoli come deadline. Io dico, Francesco, che se non vinciamo col Frosinone, Allegri lo mandano via. Questa è l'esclusiva. Questa è la notizia che volevo, ecco, far dare, perché io non l'ho questa notizia. Stefano ha questa informazione, quindi Stefano, se vuoi spiegare un po' quello che sai. Fermo restando che io non sono di quei tifosi che si buttano, tra virgolette, le martellate sui, certo. Però ci mancherebbe. Però se non battiamo il Frosinone, e mi auguro di no, sottolineo, dobbiamo vincere assolutamente col Frosinone, assolutamente, anche perché... Ti interrompo, Mario, tu per chi tifi? Non ti è sentito, Mario. Mario, per chi tifi? Perdere e perderemo. Domenico, solo grido ci unirà. Come ti piace, non solo grido ci devo dire, forza Caio Giorgio. Di Caio Giorgio, come si chiama, di Fule. Ragazzi, il problema è la cosa che a me preoccupa, è che noi dobbiamo giocare due terzi del campionato contro Bologna, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Napoli, io sono molto preoccupato, vi dico la verità, perché il trend, sinceramente, veramente sono estremamente... Atalanta, cioè, ho un attimo l'ansia. Quindi mi auguro che domenica battiamo il Frosinone. Se non dovesse succedere, il primo nome in lista pronto è il duo Massimo Carrera, Angelo Alessio. Subito. Già sono stati allertati, Stefano, per quello che ti risulta? Assolutamente sì. E loro hanno dato disponibilità. Ma non ho capito, chi sono stati allertati? Carrera e Alessio, anche perché ci sarebbe il discorso collegato con Anthony, come lo chiamo io, a giugno. Ecco perché poi c'è la continuità. Su Thiago Motta ci tengo a dire una cosa. Se puoi rispondere anche a Michele, che ti dice quanto darebbero a questo punto a Conte, se 7 per Allegri sono troppo. È l'unico allenatore che la società sa di affidare le chiavi di un progetto tecnico tattico, dandogli anche, tra virgolette, un quel qualcosa in più, ma che sanno che gli consente di poter costruire nel tempo qualcosa di importante. Scusami, Stefano, ti posso interrompere? Mario, rispondi, cara Cinzia, quando io andavo con i soldi che mi dava papà a vedere le partite, tu probabilmente non eri ancora nata, oppure ti vedevi qualcosa storico. Beata a te, non lo sai chi è, quanti anni aveva, non lo puoi dire. Vabbè. Comunque Mario è tifosissimo, però Mario si vuole immolare pur di... Ma Francesco non mi fa seguire diretto, Francesco, oggi. Non mi fate ridere, avanti. Rambulla preparatore dei portieri, dice Gianluca Feo. No, non lo so. Mario, diamo un attimo la parola a Mario. Mario, spiega un attimo questo discorso del tifano. Un momento di serietà, ma abbiamo riso, scherzato, un momento di serietà. No, una cosa volevo chiedere, che sono intervenuto tardi, ma quindi Stefano, che cosa? Perché poi ho perso la prima parte. Quindi a Mario, semplice, ci dice... Mario, è semplice. Mario, è semplice, torno il capitano a giugno, ok? Va bene, la chiudo così. Io sono molto contento di questo. Io, sulla situazione attuale c'è veramente poco che mito, che due difesi che ti attaccano subito. No? Il problema è, sai qual è? Battute a parte, voglio dire, scherzi giù. Viviamo una situazione drammatica, quindi veramente ormai
rimane soltanto da staccare la spina, purtroppo siamo ormai in coma profondo, secondo me lo siamo già da un anno e mezzo, ma diciamo si sono cominciati a convincere anche gli ultimi tifosi di Allegri, che loro non sono tifosi della Juve. Chi difende Allegri non tifa la Juve, l'amore per Allegri è così forte che ha superato anche quello della Juve. Loro domani mattina Allegri andrà a allenare l'Inter, diverranno tifosi dell'Inter, tifosi della regina, tifosi della Al Jazeera, ma loro sono così. Mario, non io penso che l'Inter si voglia suicidare, perché dovrebbe prendere tra l'altro magari so che adesso, ma quello che voglio dire, no, e qui le ride Francesco, sto facendo una persona seria, io sono un appassionato di Fabio Fazio, va bene, e lo sono di più da quando è passato al 9, mi hanno fatto vedere la curiosità, no, tutto la Rai così. E ieri, quando ho sentito l'intervista di lui, io mi sono emozionato, perché ho ritrovato nelle parole, sono serio, insomma, nelle parole di dell'allenatore, dell'imperatore, come lo definisco io, ho ritrovato la juventinità, quello mi parlava della mia storia, mi parlava di me, che sono nato con la Juve, vedermi le partite, le trasferte, soldi che ne buttavo, compagnia bella. Oggi quella juventinità non c'è più. Perché il tifoso della Juve che oggi mi dice va bene, ci può stare che abbiamo perso 4-1 col Sassuolo, oppure che mi dice ci può stare che con PSG abbiamo perso solo 2-1, per me o non è il tifoso della Juve o abbiamo perso quel DNA nostro che era quello della Juventinità. Perché io ricordo che quando noi perdavamo anche con Real Madrid, che era più forte di noi, io per 10 giorni non parlavo con nessuno. Ma Mario, tu oggi lo ricorderai. Scusa se ti interrompo. Io vedo molti tifosi. Aspetta, proprio su questo, tu che hai memoria storica, se ricordi, dopo la finale di Champions persa a Manchester col Milan, Lippi fu molto criticato per la scelta Montero. Disse: Montero, io lo ricordo, ragazzi, disse: l'anno prossimo, se non vinco la Champions, me ne vado. E ha fatto l'ultimo anno alla Juve. Disse: se l'anno prossimo non vinco la Champions, me ne vado. Era nervoso sicuramente, però lo ha fatto. Intanto, se volete rispondere dopo, Stefano, registra questa domanda, magari rispondi dopo a Maurizio. Vai Mario, continua. Ma guardate, Marcello Lippi, che è uno di quelli che aveva nei nostri confronti, Cinzia, stavo scherzando prima comunque. Non mi fate ridere, ragazzi, è bellissimo. Cioè, io aiutate Francesco, io mi sto trattenendo, insomma, vai. Voglio dire, Lippi che aveva nei confronti della Juventus, noi tifosi, crediti notevoli, perché ci ha portato a vincere dopo 9 anni, se non sbaglio. Eppure dopo un'annata storta, la sera di Parma si è dimesso. Sì. Mario, quindi Mario, non possiamo Mario, paragonare veramente Mario, parliamo della storia della Juve con un allenatore che lo passa. Mario, in quei 9 anni c'è stati 2 coppe UEFA, però è una Coppa Italia. Lo so bene. Io ero a vedere sia quella da Avellino e sia l'altra col Torto. Ma la Coppa UEFA che sarebbe la Champions di oggi, però non la Coppa UEFA, Coppa UEFA seria. Io sono andato a vedere sia quella. Io ho visto sia quella ad Avellino e sia quella in finale in casa al ritorno con Borussia Dortmund. Bellissimo. E ti dico che quella squadra non giocava male, tra l'altro non era una grande squadra, ma aveva di fronte il Milan dei tre olandesi, no? Cioè, ma quella, l'anno che arrivavamo secondi dietro contro Pattoni, il ritorno del trappo, quella è una bella squadra. La squadra che ti divertiva. Stefano, ma non era neanche paragonabile alla squadra attuale. Cioè, questa è più forte di quella. Questa è più forte. Allora, Mario, cioè, però ti dico... Levato Andrea Smoller, c'era il culo. Mario, ti dice Maurizio, ti fare contro la Juve, però giustamente dice... non ce la fai a sentire di fare contro la Juve. No, io lo dico, io mi assumo la responsabilità, io sabato, domenica ti farò per il Frosinone, lo dico molto francamente, io sono chiaramente vi confido non vedrò la partita, perché fare vedendola è meglio morire,
quindi vedrò il televideo e dire che non riesco, non riesco a vederla e ti farci contro, è più forte. Mario, cioè, no, è possibile di fare contro, dai, non si può. Mario, però non la vedrò. Tu lo fai per il troppo amore, lo fai per il troppo amore, amicalmente sì. Tanto che non hanno, squadra che la puoi quello liberare, che non hanno capito. Io vi dico che se domani mattina esonerano questo signore e dovesse venire già domani Antonio Conte, io vi ho scudetto a 13 giorni alla fine, li recupera questi punti all'Inter. Ma come fa? Devi abbattere l'Inter? Li recupera. Ma io, se domani mattina venisse Conte, io vincerebbe 13 partite consecutive. Ve lo metto per iscritto, allora, mi ci gioco la casa. Questo messaggio di Maurizio, allora, la storia Allegri, io lo continuo a dire, nonostante come allenatore ne preferisca altri e penso che abbia fatto malissimo gli ultimi 3 anni, resta nella storia della Juve, nessuno lo può negare per quello che ha vinto. No, ma guarda, la mia. Questo è sicuro, no, però voglio dire, dal punto di vista statistico, per quello che ha vinto, resta nella storia della Juve perché è un allenatore che ha vinto. Però, non possiamo, Domenico. Domenico, sì. Però è indubbio che è l'allenatore in assoluto, per memoria, ci siamo tutti qui, no? Sì. Che ha diviso in maniera assoluta il popolo biancorosso. Sono d'accordo. Questa è la cosa paradossale, che sono d'accordo, la cosa paradossale è che ha vinto, perché non è che tu dici scherziamo, quello non ha vinto, allora effettivamente ha vinto e comunque divideva, quindi vuol dire che dentro c'è qualche problematica reale, perché non è Guardate questo messaggio di Vincenzo, quindi si è creata una spaccatura, perché al di là di tutto il pensiero che sta esprimendo Mario, cioè io preferisco, chiaramente non la vedo perché non posso di fare contro la Juve, è normale, però preferisco perdere pur di cambiare e quindi poi svoltare, sì. Piuttosto che è un pensiero che, vedi Stefano, c'è una parte del tifo che ragiona anche così, quindi effettivamente quello che stai dicendo è un allenatore divisivo. Francesco, tu che pensi su questo? Vai Francesco. Assolutamente sì, è un allenatore, penso sia uno dei pochissimi allenatori nella storia della Juventus che abbia creato delle spaccature. Io ad oggi sono straconvinto che ci sia la maggior parte del tifo juventino che voglia l'allontanamento di questo allenatore, anche se andate allo stadio, la curva gli fa i cori. E ti la sei chiesto perché? Te lo sai perché? Io lo so. Perché. Lo sai? E non lo diciamo, non lo dire. Sono questioni riguardanti la società, noi siamo dei semplici tifosi, quindi queste cose non le possiamo non lo dire. La curva gli fa i cori. Io penso che il 70% dei tifosi voglia l'allontanamento di questa persona. Quindi sono convinto di questa cosa. Allora, ci dice Maurizio, parliamo di giocatori anche tu. Parliamo di giocatori. Avete visto Huijsen? Ok? Perché Sandro e non un ragazzo giovane che già adesso è forte e puoi tenere e utilizzare già in questo campionato? Ora, domanda tecnica, lo dici già quando andò alla Roma? Perché segna. Questa è la risposta. Allora, intanto stanno. Allora, io anzi Vincente di Allegro, posso fare una domanda provocatoria? Vai. Ragazzi, vi ricordate di una giornalista della Gazzetta? Certo. Che a fine della scorsa stagione era l'unica che faceva delle domande scomode all'allenatore e infatti è stata più volte redarguita e attaccata dall'allenatore, quindi non rispondendo ad alcune domande. Poi all'improvviso queste domande non sono state più fatte. Secondo voi, alcune domande, le conferenze stampa, vengono gestite? Puntini puntini? Vai Stefano, vai. Prima di ogni conferenza stampa, e voi lo sapete, si riuniscono allenatore, responsabile chiaramente dell'area per rispondere, sì. Perché sanno già, perché lo sanno chi ci sta, che tipo di, su quale onda si potrà cavalcare l'argomento, eccetera eccetera. Sono domande preparate in maniera quasi anche, diciamo, amichevole, nel senso che Domenico prima ha fatto un passaggio dicendo lui spesso non risponde.
è vero, ma lui oltre a non rispondere, risponde anche a volte facendo il classico gioco, come diceva a Napoli, il gioco delle campanelle, no? Cioè, io ti chiedo A e tu mi rispondi B. Lui di campo non parla mai, cioè lui non fa un discorso tecnico, tattico, non fa un discorso relativo. Poi io a Francesco a volte gli scrivo sempre un po' di battute su Facebook, come sai, la famosa battuta francese del dell'azione da quinto a quinto, no? Che se lo sente, quella è bella, quella è bella. Che se lo sente a me, che secondo me impazzisce. Ma questo è il discorso, cioè le domande di campo, le domande di campo dove sono? Anche perché Domenico, ma i giornalisti di campo, ma chi ci sta? Ma cioè, secondo me è come dice Gaetano, cercano comunque di, a volte sì, sono state fatte domande un po' scomode e non è che sono viste di buon grado, cioè comunque sono domande mai spinte oltre un certo limite. Poi per rispondere anche a Maurizio, no, non volevo attaccare Allegri il discorso, volevo dire perché insistere, ma questo l'ho detto prima, però non lo sto dicendo adesso, questo lo dissi durante il mercato invernale, perché non tenere già giocatori che anche di 18 anni, magari, perché io di Ildiz per esempio dicevo già a luglio, ad agosto, quando sono già forti, e insistere magari su un giocatore di Sandro. Allora non voglio parlare di Huisen, parliamo anche di Rugani, anche se a Verona è andato in difficoltà anche Rugani. Sandro ormai dovrà andare via, purtroppo è in grande fase calante, perché insistere con Sandro? Hai visto con l'Udinese cosa è successo, poi a Verona entra, quando sai che non ti può dare più tanto e comunque andrà via. Questo è il mio punto interrogativo e questo deve rispondere l'allenatore. Poi l'allenatore dice che ancora ha da dare tanto e quindi per lui è ancora un giocatore forte. Guarda, io ricordo una domanda che gli fu fatta, gli fu chiesto: lei si sente più dalla parte della soluzione o del problema? Sì, è vero. Quindi io mi sento più dalla parte della soluzione e abbiamo visto dove siamo arrivati. Esatto, ma tutto comunque qua. Maurizio ci dice avremo Huisen, Maurizio non li avremo questi giocatori. Allora io ti posso dare per certo che, salvo in posizione della società, e Stefano lo può confermare, tutti questi giocatori, se resta Allegri, non ci saranno. Assurdo. Non ci saranno. Ragazzi, Sulé già è venduto, per come sono. Sulé già sta in Inghilterra. Salvo cambio d'allenatore, ma Sulé sarà venduto. Attenzione anche a Huisen. Già si parla di offerta della Roma. Vlahovic, punto interrogativo, se resta Allegri, se cambia l'allenatore, come abbiamo detto, poi è tutto da vedere. Ma ci sono infatti, Domenico, io penso che la pietra tombale, comunque, ecco perché vedi, tu hai detto bene adesso dicendo andranno via, è questo che la società ha capito. Perché nel momento in cui tu devi mandare via 15 giocatori, allora a quel punto il gioco non vale più la candela. E quindi ecco perché ora, a prescindere da chi possa essere, Max Allegri penso che abbia fatto il suo tempo alla Juve, lui lo sa, e credo che alla fine l'estate, come dice Francesco, si separeranno, ma nella maniera, anzi vi dirò di più, ci sarà pure una conferenza stampa di ringraziamento, gli faranno la maglia delle 400 e passa panchine, sì. Gli faranno tutta una serie Salviani per Mario, devi fare tu la maglia, Mario. Io andrò proprio là a ringraziarlo, perché ragazzi dobbiamo dire una cosa importante e mi intrometto due cose. Battute a parte, questa è una cosa vera. Io, lo sapete, ho stimato in passato Allegri, perché io ho sempre riconosciuto delle grandi capacità nel primo mandato di Allegri, capacità che non ho visto in questo secondo mandato. Però c'è da dire che ha fatto la storia della Juve, questo lo devo dire: 5 scudetti, 2 semifinali di Coppa di Champions League, perché anche questo non lo sapevo, ma pure questo fa curriculum. Perché andare in finale fa curriculum, ma per gli altri allenatori no, perché se Lippi perde, Lippi ha perso la finale, se Sarri perde, sia di chi ti porta in finale, quello fa curriculum. Non lo sapevo, ma i tifosi di Allegri, quindi sono come, capire, ma appresso ai santoni, va, capire? Allegri per loro è diventato così, non è un faro, è un faro. Quindi sai, testimoni di Geo, credono a Geo, io crediamo a Gesù, i musulmani, loro credono a Allegri, e non sono così. Credono, quando parlano allenatori, tu dici, perché scusatemi, vogliamo invece anche scherzare, no? Mi piace pure fare una battuta ogni tanto, anche perché ci sta veramente poco da ridere, quindi se non ci prendiamo in giro tra di noi, io sento pure i tifosi
i tifosi dell'Udinese che giustamente mi prendono per i fondelli, e hanno ragione, hanno ragione. Tra poco manca che mi ci vieno pure quelli dell'Ascoli, del, che ne so, della Virtus Piacenza, così, perché noi siamo a quei livelli. Il discorso però è molto semplice. Mi auguro che domenica il Frosinone vinca, lo spero e lo sottolineo, per un motivo molto semplice, ma ci siamo resi conto che la strada che ha imboccato Allegri è una strada che ci porterà a rischiare anche il quarto posto? Ho detto, o di questa cosa me ne sono accorto subito? E allora ci vogliamo rendere conto che è meglio una botta traumatica subito ed un cambio, Mario, che non rimanerlo ancora per 12 Mario, partite che ci farà Mario, perdere il quarto posto? La società adesso Champions a rischio, quindi addirittura Mario, questo la società, Mario, la società adesso, come diceva Domenico in privato, è un bivio molto importante, perché da un lato ha paura di perdere la Champions se manda via Allegri. Ragazzi, rispondete anche a Liliana. Liliana dice siamo secondi, però l'ha detto anche Maurizio prima, poi rispondiamo. Dall'altro ha sempre lo stesso paura di non andare, ovviamente tenendolo, hai capito? Cioè, è questo il discorso. Allora, tu ti trovi in una situazione che dici, perfetto, io lo caccio. Noi dobbiamo giocare con Atalanta, Bologna, Fiorentina, Roma, Lazio, Napoli, Milan, Napoli, cioè abbiamo due terzi di campionato con squadre importanti. Se noi facevamo Stefano, scusami, tu ritieni che con Allegri in panchina, no, con queste squadre, noi quanti punti faremo? Ma sono d'accordo con te. Però tu sono d'accordo con te, però tu ragiona come ragiona la società. La società ora dice, se io lo mando via, quante possibilità ho di andare in Champions? Lo stesso poche. Se rimane lo stesso, allora è qui il disco, è questa la difficoltà di mandarlo via adesso. Questo è il problema nostro ora, è questo qua, perché tu lo cacci, pigli Carrera e Alessio, va bene, prendiamoli. Ma questa squadra è in grado di fare in 13 partite almeno, non dica assai, almeno 6 vittorie? Io penso di sì. Ma quello è dove, domenica, 6 vittorie, domenica 6. Allora, intanto ci arrivo, Stefano. Vergognatevi, perché, allora, ma vergognatevi cosa, ragazzi? Allora, non è una allora, ragazzi, io vi voglio dire una cosa. Allora, ora, uno scherzo, noi ridiamo, abbiamo cercato di buttarla sul ridere, perché ovviamente è un periodo di sofferenza sportiva, perché poi le cose serie sono altre. Il discorso è questo: noi abbiamo identificato da anni, ok, da almeno 2 anni, un problema nella Juventus, che non è il tecnico in sé come figura professionale, umana, cioè, no, è il tipo di mentalità che abbraccia questo tipo di allenatore. E ragazzi, adesso potete dire tutto quello che volete, ma ci abbiamo sempre preso, punto. Ci sono 3 anni di trasmissione che non abbiamo sbagliato mezza previsione, lo posso dire, perché quando noi dicevamo, ragazzi, le vittorie sono casuali, la Juve era imbattuta, faceva le 8 partite, e io dicevo, no, guardate che è stata casuale, è stata fortuna, e poi la Juve andava male, o andava male in Champions, tutti quanti come le bandiere passavano da una parte all'altra. Quest'anno, durante le partite, abbiamo fatto con Massimo, con Mario, tante trasmissioni dove abbiamo detto, sì, siamo migliorati come gruppo, diamo anche meriti all'allenatore di aver comunque fatto meglio quest'anno, compattato, c'è stata la crescita di Rabiot, riconosciamo anche i meriti all'allenatore, non ci sono problemi, ma ci sono tante criticità sulla struttura della squadra, l'organizzazione è precaria, c'è approssimazione, c'è casualità, guardate, c'è molta casualità, è insufficiente il lavoro, no, la Juve sta vincendo, sta facendo punti, va tutto bene, adesso che non sta raccogliendo, perché la vita è una ruota, se tu non sei organizzato, il calcio è così micidiale, ti sta girando male, perché ti sta anche girando male, che siamo secondi, ragazzi, ma noi siamo secondi perché siamo innanzitutto senza Coppe Europee, e abbiamo visto il turnover che ha fatto il Milan, non ci sono questi grandi avversari, e sostanzialmente, voglio dire, la Juventus non ha fatto chissà quanti punti in più l'anno scorso, ne ha fatti 4 in più, non 30. 4-2. 4 mi sembra, 4. Quindi sono pochi, quindi
ma il, non è un discorso di risultati. A me i risultati interessano fino a un certo punto, un discorso di prestazioni. Noi stiamo criticando le prestazioni. Identifichiamo nella società in primis, nell'allenatore in poi e nei giocatori chiaramente delle responsabilità, però la comunicazione dei giocatori a me è piaciuta quest'anno, l'atteggiamento dei giocatori è piaciuto quest'anno. Non posso criticare la comunicazione dei giocatori o l'atteggiamento se mi piace. Se quell'allenatore non mi piace, critico l'allenatore. Questo è tutto, insomma. Intanto io ho quasi esaurito la batteria, ragazzi, dobbiamo andare in chiusura. Comunque, basta, vuole dire qualcosa, vai. Sì, perché vorrei, alla luce di tutto quello che poi ha detto prima Francesco, diciamo che mi è venuta in mente una sorta di ipotesi allargata. La prima cosa è le dichiarazioni che ha fatto Thiago Motta, rifiutando apertamente il Napoli, rifiutando il rinnovo di contratto, dicendo chiaramente: anche se mi confermate i miei ragazzi, io vado via. Chiaramente queste due voci mi sembrano una sorta di preludio a una proposta importante, come ci ha confermato Francesco. Francesco poi ha detto un'altra cosa: non si possono più pagare questi tipi di stipendi per nessuno. Chi è il giocatore che prende di più nella rosa? È Rabiot uno di quelli che prende di più. È Rabiot, Rabiot secondo me già sta all'Inter, perché già è stato contattato dall'Inter. Vlahovic è quello che prende di più. È Vlahovic. Secondo me, con il nuovo corso, Vlahovic sarà sacrificato. Sarà venduto. Massimo, con Antonio Conte, Vlahovic farebbe 45, l'anno prossimo farà 45 gol. Lo so, però per quello che sto sentendo proprio, ma non che sto sentendo come lo sta dicendo qualcuno, è una mia sensazione, è che insieme a Thiago Motta arrivino anche Zirze e quel difensore di cui non ricordo il nome. Sì, ho capito. Calafiori. Calafiori. Sì. Vabbè, però Massimo, ti posso dire una cosa? Certo. Qua siamo adulti e vaccinati e vediamo la Juve da sempre. Noi non dobbiamo avere paura di vendere, perché no, noi è sempre stato così negli ultimi 30 anni. Ma per me, che può andare via Vlahovic, che va via Rabiot, ma io ho venduto Zidane, Massimo, ma secondo te mi metto paura di pensare che posso giocare senza Vlahovic, cioè che per me il giocatore più forte che io abbia mai visto in assoluto personalmente. Noi non dobbiamo avere paura di questo, però secondo me la cosa importante è avere delle idee. Poi tu puoi mettere, è chiaro che se tieni a me di punta, purtroppo non vinci le partite, però se tu costruisci e cerchi di portare un certo tipo di mentalità, tecnica, tattica, poi non vinci, Massimo, purtroppo ne vinci una sola ne vince. Noi forse paradossalmente siamo tra le squadre che si possono ancora permettere un ciclo tra virgolette di non vittorie, non per altri 15 anni, ma diciamo che abbiamo una sorta di plafond un po' più lungo, no? Vabbè, Mario però... vuole vincere. No, io voglio vincere domani, Stefano, domani mattina. Stefano, io dirigente e onestamente anche io tifoso, se mi proponi ti vendo Vlahovic per 60 e prendo Zirkzee per 30, io dico sì. Ok, ci vuole condivido. Io dico sì. Ah? Carità, noi in tre anni, però io in tre anni, dire dice Francesco, noi in tre anni, una volta, una volta. Non abbiamo costruito niente. E tu l'anno prossimo riparti. Per costruire. Costruendo, sì. Tu tre anni te l'hai buttati. Francesco, ragazzi, volevi dire? Vai. La Juve deve costruire il futuro facendo questa cosa. Non deve andarsi a prendere i Zirkzee. I Zirkzee se li deve andare a scoprire, se li deve andare a creare, se li deve andare a crescere. Certo. Perché in questo momento, come... Ragazzi, Thuram, cioè l'Inter l'ha preso a parametro zero. Sì, solo le commissioni. Quasi quello che ti stavo dicendo. Quindi, andarsi a prendere i Zirkzee è facile, però la differenza fa andarseli a scoprire, andarseli a crescere. Magari noi il Zirkzee ce l'abbiamo in casa e non lo sappiamo, non lo coltiviamo perché lo bocciamo e lo mandiamo a Frosinone. Questo è quello che però, Francesco, rispetto a 12-13 anni fa, il parametro anche medio del giocatore medio, parlo del Vidal di turno, no? Che l'abbiamo pagato 11 milioni, oggi se compri Vidal costa 40.
Io ti parlo di parametro e quella è la difficoltà del calcolo, quella è la difficoltà, perché se tu prima hai preso Lichtsteiner a 9 milioni, oggi Lichtsteiner, oggi nel calcio di oggi, costa almeno 35-40 milioni, quella è la difficoltà. Perché tu zitti, questo, se vedi anche un prezzo più alto, però, per questo te lo devi andare a crescere, te lo devi scoprire, te lo Vai. Io due cose voglio dire, che secondo me stiamo un po' perdendo di vista il punto principale, che è quello della rosa. Allora, prima con Stefano parlavamo della Juve di Trapattoni, che poi venne sostituito da Lippi, no? Ed era più forte, secondo me, questa è più forte questa Juve rispetto a quella che aveva Trapattoni. Quando venne Lippi, su quella squadra portò 3-4 elementi, Jarni, Paolo Sosa, Ferrara e Fusi, e vinse il campionato e iniziò il ciclo. Allo stesso modo a questa squadra, ragazzi, che sicuramente alla quale manca qualcosa per essere una rosa importantissima, ma non pensate che ci mancano da comprare 10 giocatori. La rosa tra Juve, una rosa è una squadra forte, rientra anche Fagioli, c'è giovani bravi, Izzo, qualsiasi giocatore. Sono due giocatori al centrocampo. Ma sono due giocatori, cioè non è che ci tu c'hai Rugani che è un giocatore importante. E lo hai visto quando gli ha dato fiducia. Vabbè, Alessandro se n'è andato, ma non so se si ritira o deve giocare, non ho capito. Poi c'è a un certo punto quell'altro, come si dice, Bremer, che secondo me anche attualmente è il miglior difensore della Serie A, se non addirittura uno tra i primi in Europa. Questo ragazzo che ha dato la Roma è un giocatore che sembra avere sempre importante. C'è Cambiaso, che secondo me tu hai il prossimo terzino sinistro, il migliore italiano per i prossimi 15 anni. Locatelli, che è un giocatore importante se gli fai fare il ruolo suo. Ti vai a comprare un giocatore, due giocatori, uno a centrocampo, ti levi Ken e metti una seconda punta brava e tu puoi vincere in Italia e te la giochi in Europa. Il problema non è nei giocatori, il problema è in chi li allena. Che mo' battute a parte, Allegri o non Allegri, diciamo così, ma purtroppo è sotto gli occhi di tutti che la squadra è involuta in questi 3 anni. Noi siamo partiti da Sardi che abbiamo vinto lo scudetto. Siamo scesi con Pirlo, che qualche idea buona ce l'aveva, ma ha fatto ben poco. Abbiamo aspettato il Messia che venisse a cambiare il mondo, invece purtroppo ci ha portato in un tunnel dal quale abbiamo difficoltà ad uscire. E questo, siccome io ad Allegri riconosco una grande intelligenza, che poi è anche una persona simpatica, voglio dire, e sono molto intelligente, che secondo me lui stesso si rende conto che purtroppo in questo momento la Juve è in enorme difficoltà. Allora il discorso è che conviene, io tifo Frosinone e lo sottolineo, perché bisogna cambiare subito, perché questa squadra con Allegri rischia la Champions, con un altro allenatore, ragazzi, io non dico che rientra in corsa per il campionato, ma non arriverà a molti punti di distacco dal Milan, soprattutto se l'Inter purtroppo andrà avanti in Europa. Domenico, il messaggio di Farina, puoi farlo rivedere? Cesni, Cambiasso, Premier, Jusen, Danilo, Rabiot, Barranecea, McKennie, Sule, Vlahovic e Ildiz. Sono d'accordo con Raffaele, con questa squadra e un allenatore si spacca tutto. Io sono d'accordo con Bernadette, dice, se arrivi in Champions puoi fare due acquisti, e vorrei dire a Pippo, perché Pippo giusto in 10 giocatori, hanno sbagliato, se non sbaglio, lui ha mandato il messaggio su Chiesa. Ragazzi, il nostro problema, andiamo in chiusura, il nostro problema secondo me è questo, che noi ci soffermiamo, spesso anche l'allenatore, ma molti tifosi che seguono questa scia, i dettagli, Chiesa ha sbagliato il gol, Vlahovic è un'altra partita, e Milik si è fatta espelle. Ragazzi, ma questo vale, questo discorso di dettagli, ma in una singola partita, in una magari una finale secca ci può stare, ma nell'arco di una stagione non vale a niente questo discorso, perché non è che tu sei secondo perché Chiesa non ha segnato col Verona o Milik si è fatto espellere con l'Empoli. Può valere una Domenico, ti posso fare una domanda? Perché tu mi devi rispondere, che esco pazzo, ma la faccio a tutti. Voi mi dovete spiegare perché. Allora, io personalmente tifo per la Juve, va bene, in questo momento spero addirittura che perde, ripeto, non guardandola perché sarebbe un colpo al cuore troppo grande, non ce la faccio, mi accontento del equilibrio, perché ritengo che con un cambio di gestione questa squadra può fare di più, va bene, ma io mi rivolgo e chiedo a te, ai fedeli di Allegri, va bene, ai fedeli di Allegri, però dico, scusate, ma voi continuate a difendere il vostro Messia, va bene, perfetto, io credo in Dio e voi credete in Allah, ognuno ha delle credenze, per carità, va bene tutto, però dico, ma lo vedo solo io o è sotto gli occhi di tutti che questa squadra gioca male
e subisce da 3 anni da tutti. Come fate ancora a dare credito ad allenatore? Me lo dovete spiegare, perché io da tifoso non riesco più a dare credito, dal punto di vista chiaramente come allenatore, a questa persona. Mi devi spiegare perché i fedeli di Allegri ancora danno credito a questa persona. Mario, ma è semplicissimo. Un allenatore che arriva come non desiderato dopo il grande tradimento di Antonio Conte e ti porta 5 campionati di seguito, io non dico una riconoscenza ad libitum, ma comunque un affetto, ti ce l'ho proprio per questa persona, no? E chiaramente, cioè, ci ha dato 2 finali di Champions, Coppa Italia, Coppe, Supercoppe, 5 campionati, non è roba da tutti. Ora lascia perdere che si vince con la squadra più forte, ma tu la squadra più forte in qualche modo devi riuscire a portarla avanti, perché... Ma molti, come dice vedi cosa ci scrive Bernadette, dicono molti, Mario, sostengono che la squadra sia scarsa. Comunque molti dicono che Conte va al Bayern Monaco, e mi stanno scrivendo, poi non so perché adesso sono in diretta, non posso verificare. Ragazzi, in chiusura, vai, allora un giro da Stefano. Stefano, l'ultimo pensiero, vai. L'ultimo pensiero è questo. In risposta alla domanda, diciamo, di Mario, sì. Il problema è principale, secondo me, è che al di là che possa essere magari un po' più simpatico, un po' più accomodante, eccetera, eccetera, ma il punto reale è che Allegri gode di una stampa nazionale e di una, come dire, quasi lo accompagnano, no? Su un certo tipo di percorso, e questo è ovviamente, dato che il tifoso medio, non me ne voglio, il tifoso medio, ma è anche molto più volubile, no? Rispetto magari a qualcuno che può, magari può, segue il calcio al di là del tifo, ha più difficoltà a capire certe dinamiche, quindi è chiaro che si fa indottrinare da il calcio è una cosa semplice, bisogna vincere con il musetto davanti come i cavalli, e tutta questa serie di battute e controbattute che sono anche un po' stucchevoli, onestamente. Però io, Francesco, io ti voglio fare una provocazione. In questo caso qua, no? Che è una provocazione, ma nella domanda c'è anche la risposta. La società, la grande società però, dov'è? In che senso? Quando i giocatori si giocano in un determinato modo, c'è una determinata tattica, il direttore sportivo scende negli spogliatoi, prende l'allenatore per le orecchie e gli dice: tu oggi sei obbligato da società a fare questo tipo di discorso, così come facevamo oggi. Allora c'è la volontà, allora voi mi dovete dire, Giuntoli, che cavolo è stato messo a fare per comprare Alcaraz, o per fare gli acquisti dei sedicenni, o per fare il direttore sportivo? Perché se fai il direttore sportivo, Giuntoli scende in campo, mette i pugni sul tavolo e fa scegliere e decide lui. L'allenatore allena, ma se il tuo modo di allenare, poi i giocatori di personalità, Franci, ma dove stanno? I giocatori di personalità che si impongono, ma dove sono i giocatori importanti? Quello è il discorso. Perché noi diciamo, sì, la rosa sono forti, tutto quello che vuoi, ma i giocatori importanti decidono come si gioca in campo. Cioè, questi sono succubi. Non abbiamo. Quello è il punto. Questi sono succubi anche dell'allenatore, che comunque, vuoi o non vuoi, resta comunque un personaggio importante. Certo, cioè, con personaggio importante. Quello è il problema. Ha un suo peso, assolutamente. Francesco, nella chiusura fai un recap, perché qualcuno ce l'ha chiesto, prima che mi si spenga, diciamo, il cellulare, vai. No, Stefano ha ragione, i calciatori di personalità li avevamo e lui li ha fatti fuori, perché poi ha un carattere che cozza con certa gente. Giuntoli, finché ci sarà Allegri, non avrà carta bianca su tutto, perché la società non c'è. C'è un direttore sportivo che cerca di fare acquisti. Per questo Giuntoli cercherà di togliersi davanti a Allegri, per quanto mi riguarda. Il recap è semplice: in questo momento sono tutti separati in casa, l'unico che fa da tramite tra allenatore e società è Manna. C'è il problema del mercato di gennaio, dove è arrivato Alcaraz e Allegri non lo voleva. C'è il problema dei calciatori che vengono sviliti e giudicati negativamente dall'allenatore, che cerca di giustificare questi risultati con la squadra che ha a disposizione.
e c'è un rinnovo praticamente fasullo, se così lo vogliamo chiamare, che non è un rinnovo, ma è semplicemente spalmare gli ultimi soldi che bisogna dare ad Allegri per un prolungamento del contratto, semplicemente con accordi che sono stati presi precedentemente. Perché se vi aspettate che la società vada ad Allegri e dice ciao, non accadrà. Verrà fatta la proposta del rinnovo, lui non accetterà a queste cifre e si arriverà a una decisione consensuale, 4,5, 5 milioni, questa sarà la buona uscita. La Juventus, per quanto mi riguarda, è in caduta libera, a Napoli non farà risultato, col Frosinone non lo so, si va di male in peggio, occhio perché la Champions non è poi così sicura. Io confido in un colpo d'orgoglio da parte di qualche senatore, quei pochi che sono rimasti, magari la fortuna comincia a girarci di nuovo e non ci volta più le spalle. Diciamo che forse non ci sono squadre così forti da contendersi i primi quattro posti. Questo è quello che penso. Il Bologna sta facendo delle grandi cose, ma non la vedo una squadra che durerà così o che porterà avanti questo passo fino a fine stagione. L'Atalanta ci ha abituato a zoppicare nel momento clou. Il Milan lo abbiamo visto ieri sera e l'Europa League non lo può aiutare. Ragazzi, noi il secondo posto è il minimo perché non abbiamo nemmeno le coppe. Non abbiamo nemmeno le coppe. Tutto qua. Allora, poi parleremo di altre tematiche per rispondere al Liberato Cappiero. Allora, vado nella chiusura, giro Massimo Mauro, Mario. Massimo, ti chiedo, secco, sei preoccupato per la zona Champions? Senti, quello che ha detto Francesco è vero, alla lunga non credo che Atalanta e Bologna reggeranno, ma in questo momento, avendo visto Atalanta-Sassuolo e Lazio-Bologna, sì. Ok. Perché sono due furie scatenate quei due. Mario, a te l'ultimo, diciamo, l'ultimo saluto, sì, io, vai. Sì, l'ultimo, io sarò telegrafico, devo dire tre cose, ma veramente velocissime. La prima è che sono contento per quello che mi ha detto Stefano, insomma, di questo imminente arrivo di Allegri, anche se vi faccio una confidenza, la giro a voi, poi ne parleremo alle prossime puntate, mi sta venendo un dubbio, non sono serio in questo momento, ma non è che probabilmente, e lo dice un tifosissimo di Antonio Conte, al quale riconosce grande capacità di ricostruire, ma non è che forse veramente è Thiago Motta l'uomo giusto e non Antonio Conte? Una domanda che mi viene da due giorni in testa. Poi lascio a voi la parola. Un'altra cosa importante è che la Juventus ha tanti giocatori sparsi in prestito che sono chiaramente un patrimonio della Juve. Se questi giocatori iniziano a giocare, a vincere e a giocare bene, a segnare, e la Juve può potenzialmente venderli e incassare dei soldi. Speriamo che Caio Giorgio, Baricea e Sule mi stanno ascoltando per la partita di sabato. Concludo veramente con l'ultima cosa, invitando tutti i tifosi fiorentini, i veri tifosi fiorentini, a riunirsi con me in preghiera, perché qualcosa si sta muovendo. La Juve può tornare in mano alla Juve, pregate che Allegri, l'allenatore al quale diciamo sempre grazie, può finalmente con le nostre preghiere cerchiamo di illuminare la società a cambiare la guida tecnica. Continuate a pregare. Grande Mario, allora oggi è stata una puntata anche un po', ecco, dice giustamente Bernadette, amen, è stata una puntata anche folcloristica, sì, stiamo leggendo i messaggi, ma ne sono arrivati centinaia, ragazzi, scusatemi, ho anche praticamente il cellulare scarico, quindi si può spegnere un momento all'altro, amen. Mario, hai formato un gruppo di preghiera proprio, sì, istantaneo, complimenti. Quella risata mi fai morire, Mario. Francesco, vabbè, stasera ragazzi abbiamo superato tutti i limiti. Allora, innanzitutto grazie a Francesco, ha fatto tutta la puntata con me, grazie Francesco anche per le esclusive, grazie è davvero. un piacere, grazie a voi ragazzi, reclamato a gran voce, grazie a Stefano anche a te, grazie sempre, quando vuoi lo sai, non devi neanche chiedere, grazie a voi ragazzi. Massimo è sempre presente, quindi con la sua pacatezza e insomma quello che mette un po' di equilibrio nel gruppo, anche un po' di positività. Mario invece, abbiamo Massimo che è l'acqua calma e Mario che è il fuoco spinto dal forte vento, chissà, e adesso ha formato anche un gruppo di preghiera, insomma, vediamo di mandare aiuti. Massimo, Mario, grazie anche a te.
Intanto... è un piacere, purtroppo facciamoci una risata perché veramente ci è rimasto ben poco da ridere quest'anno. Speriamo che cambi la tendenza e di tornare a vincere, perché mi manca tanto, mi manca tanto. Allora, poi sapete, a me manca quella coppa dalle grandi orecchie, la baratterei di 15 scudetti. Lo so, le esclusive le ha ripetute Francesco. Ragazzi, comunque faremo un recap e lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook, ha spiegato tutto. Comunque state tranquilli, perché così in chiusura lo dico, verrà caricata la puntata su YouTube e potete recuperare l'intera puntata sul nostro canale YouTube Feedback Bianconero. Intanto continuo a mandare i messaggi, siete ancora in tantissimi a quest'ora, vi ringrazio. Quindi su YouTube troverete tutto, il tempo che viene caricata la puntata. Mi raccomando, aiutateci a crescere anche sul canale YouTube, quindi iscrivetevi, attivate la campanella per i commenti e quant'altro, per le notifiche e quant'altro. Grazie ancora a tutti. Ragazzi, un abbraccio bianconero da Feedback Bianconero. Ciao a tutti. Tiago Motta.